cattura, cioè per dirlo, perché era solo lui in grado di farle, magari a fine mese c'erano dei sistemi veramente, no? Assurdi. Oggi lì si apre una parentesi molto grande, che è molto importante, che è il concetto anche di dove le scelte non sono più delle scelte, come giustamente dice lei, carattere prettamente informatico, un po' quello che prima diceva Riccardo, cioè bisogna scindere tra quello che è il fine e lo strumento, mentre in passato era il computer, Sì. punto, cioè quindi e purtroppo questo oggi, per esempio, oggi pomeriggio alle 5 sono nella sede del giornale di Brescia proprio a un convegno dove parlerò di etica, valori e sistema di impresa, inteso proprio anche nell'andare a vedere come mai determinate idee fanno ancora parte del modello aziendale dei primi del Esatto, Novecento, esatto. che E poi diceva anche un giorno alla proprietà, no? Guardate che poi sia bello o brutto, non è questa la sede per è... No, non discuterlo, è... però oggi l'IT è trasversale a tutti i processi, è l'unico che li vede tutti, no? E che li può ragionare in un certo modo. Per cui non è possibile prescindere dall'IT per fare scelte di un certo Esatto. tipo, evitando di delegare all'IT la cosa, appunto. Proviamo a gestionare. Perché? Perché tanto se c'è sul monitor è roba vostra. No, perché poi tagli fuori l'approccio, come dicevi tu, se posso darti un Vediamo tool, se non è un problema per voi. che va sull'aspetto umano, no? Quindi tu alla fine non hai solo in azienda tanti monitor e tanti computer, Esatto. quelli li spegni la sera, ci sono delle persone, no? Infatti Arrivo alla abbiamo fatto fine. un lavoro importante, Dovrebbe tra arrivare qualcuno. proprio no, No, no. dovrebbe arrivare un collega, Ah, ma non so ok. se l'ha fatto. E abbiamo fatto un lavoro molto importante in un'azienda, una importante azienda del settore automotive, dove abbiamo proprio lavorato sull'identità dell'IT, dove l'IT è l'unica, una delle poche realtà all'interno dell'azienda che da considerarsi come un'area al servizio, ma che porta risposte se le domande sono poste bene. E Sì. quindi si è creata tutta un'educazione Sì. nel saper portare delle risposte, delle domande che ovviamente richiedono delle risposte. E questo ha avuto ha proprio creato un cambiamento dove... È uno scossone, Eh è uno scossone. sì. Perché ti dico un esempio stupido. Ieri mi chiama una persona. Guarda, io non vedo in questo punto del flusso, questo documento, la mia collega, siccome mai, che vado a vedere, guarda, è una questione di permesso, però al di là di tutto. Non la vedevi comunque perché non era in uno stato tuo. Ah no, va bene, ma scusa, come mai non è arrivato a me? No, non era arrivato a te. No, però ecco, la telefonata, no, volevo sapere un'altra cosa perché non la vedevo. Sì, no, ti ho spiegato, però tu mi hai detto anche, mi hai fatto un'altra domanda, no? Cioè, perché non arrivava a me? Ti dico, non doveva arrivare a te ed è corretto così. Però poi, no, ed è il discorso tuo, cioè l'approcciarti a un qualcuno che ti aiuta da un lato di te. Spesso ti fa capire che di là c'è la richiesta del guarda, risolvi il problema, poi dopo mi metto a niente a sapere perché, però me lo puoi spiegare, sì, grazie mille. Però sto fuori perché sto nel mio piccolo. Polarità, cultura e responsabilità. Sono due cose, Sì. no? Che tendenzialmente la responsabilità in una condizione di questo genere si tende a delegare, invece serve sempre una buona dose di responsabilità personale nel dire qual è il mio ruolo, quali sono i compiti del mio ruolo, dove sono. Di queste cose ne parleremo. Quindi grazie. Quindi la domanda sarebbe un aiuto di orientamento su quello che potrebbe essere un po' trovare una linea. Sì, perché se vuoi fare un'analisi ben Esatto. fatta non puoi prescindere Sì. dai processi, però visti in maniera end-to-end, Certo. altrimenti io ti dico il mio fine, ma tutti i pezzi che. Trovo molto intelligente il tuo approccio, che non è un approccio per dire devo scegliere un brand, ma devo scegliere una condizione dove dovrò cercare lo strumento, però è fondamentale che questo strumento mi generi quella condizione che per me è la condizione, di comfort che voglio creare all'interno dell'azienda per la quale lavoro. Esatto. Grazie. Allora, io sono Anna, anche io sono ingegnere gestionale, laureata nel 2003, quindi L'hai magari... detto con un po' di Ma anch'io. no, perché magari eravamo Sì. anche nello Ah, stesso il periodo. 2004. Ah, ecco, più o Ci siamo meno visti eravamo qualche lì. con l'ingegnere No, gestionale, no, però bevo per... ancora. No, stavo dicendo che Era magari pieno ecco, così. passavamo i corridoi insieme. E, no, semplicemente io sono qua perché lavoro...
attualmente per una società di consulenza per bandi, quindi finanza agevolata, e mi interessava il discorso soprattutto legato alla digitalizzazione dei processi, avere anche altre informazioni rispetto a quelle che ho oggi e quindi arricchire, diciamo, la mia cultura generale in funzione proprio di questo. Molto bene. L'importante è quando si scrivono anche le relazioni che te le fanno fare a te, perché il cliente fa parte. Veloce. Scrivere cose sensate. Rispetto a questo, un paio di casi di successo di cui parleremo. Grazie. Casi di successo? Non li chiamo casi di insuccesso. Ok. Per la rigidità. Ok. Va bene. Interessante, perché ci sono anche, secondo me, sono importanti i casi di insuccesso. Perché i casi di insuccesso si riconoscono i limiti e si impara anche a come poter reagire a determinati limiti. Esatto. Comunque mi è interessato anche la premessa, sia prima che adesso, dell'aspetto etico, perché di questo non viene molto... Così, ecco, a livello di digitalizzazione sembra quasi che sia tutta una cosa meccanica o così, di molto tecnica, però ecco... Allora non puoi mancare oggi pomeriggio. A che ora? Alle 5. Porca cane. Inizia alle 5. Ma sei streamer? La sede del giornale? Sì, la sede del giornale di Brescia, in sala libretta. C'è anche online. Ti butto solo un sasso, non ne parliamo assolutamente, c'è l'algoretica. L'etica degli algoritmi, cioè, c'è anche un libro che devo andare a vedere, se lo trovo te lo... però lo trovi anche su Amazon. Sì, ma l'ho sentita prima, di 4 anni fa, si parla di algoretica. Creare gli algoritmi. Che siano etici. Era il caso quello della Cina dove non ti davano la carta di credito, se non mi ricordo, comunque c'era un algoritmo che ti classificava, tu in quel negozio quella transazione non la puoi fare. Comunque non stiamo a questo tipo di attività. Però anche qua progetti, diciamo, processo etico, non mi viene bene la parola, processo etico è un aspetto nuovo. Ma tu non lo sai perché non te l'ho ancora detto, in Exab, lunedì al convegno, ho parlato proprio di un tavolo che stiamo sviluppando dove l'obiettivo è quello di mettere in relazione le aziende che vogliono produrre tecnologia per loro in maniera etica. Abbiamo portato per esempio dei casi di un'assicurazione che aveva commissionato un'app che alla fine l'algoritmo sembrava che facesse risparmiare il consumatore, invece faceva guadagnare il doppio alla compagnia assicurativa quei premi. Quindi etica e utilizzo della tecnologia, ma soprattutto anche far capire che anche la tecnologia è sempre o come spuola in maniera etica. Castellani Marco, sono il direttore di un'azienda che si chiama Norda, facciamo automazioni nell'industria dello stampaggio della lamiera, a freddo, quindi automotive o elettrodomestico o quant'altro. Siamo parte di un gruppo più grosso che è Euroacciai, il vostro cliente, no. Euroacciai no. No, però per esempio Giardini, che citava prima, Magni Pinarelli, sì, sono nostri clienti. Ah, stampaggio, certo. Sì, stampaggio a freddo. No, Euroacciai dà la materia prima che poi il vostro cliente. Esatto. Sì. Siamo parte di un gruppo più grosso, un gruppo svedese, siamo abbastanza indipendenti, se non dal punto di vista finanziario. E a sua volta di un gruppo libanese. Non sono ingegnere, sono stato anch'io IT all'inizio in azienda e mi ha portato fisicamente Nicoletta. Fisicamente, l'ho prelevato. È vero che sono anni in cui ci siamo fermati con lo sviluppo interno da questo punto di vista e mi manca tutta l'infarinatura a riguardo. Però vogliamo capire, ecco, su cose dove possiamo migliorare. Non ne abbiamo idea al momento, non abbiamo intenzione di cambiare gestionali. Quando intendo ci siamo fermati perché abbiamo bloccato proprio gli investimenti negli 4-5 anni, viste le situazioni del mercato altalenati, nonostante abbiamo fatto dei risultati negli ultimi anni. C'è bisogno sicuramente di innovare e vogliamo capire in cosa. Quindi non abbiamo una visione determinata. Hai toccato un punto che per me è diventato, per noi è diventato il focus fondamentale sul quale abbiamo costruito tutto
hai detto, non abbiamo intenzione di cambiare il gestionale. Cioè, ditemi oggi un'azienda che ha intenzione di cambiare il gestionale. Se no, solo va con cambiare il gestionale. Ma le dico anche perché, però, perché è un investimento importante. Sì, sì, infatti, infatti, umani. Umani, sì. Solo economici. L'abbiamo visto perché l'abbiamo fatto, io almeno l'ho visto uno, poi credo che fosse stato fatto un altro di cambio. Un investimento che dura mesi, anni, 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 anni. Mesi è quello che ti dico, per farlo partire. In sostanza, finché non sì, c'è una forte lamentela. Io ho sentito il cambio dell'altro, quindi sì, posso testimoniare, quindi, che è stata dura. Ci sarebbe senz'altro un miglioramento, spostandoci dal nostro attuale, che è un'azienda abbastanza piccola italiana, ma andando verso qualcosa di imprevedibile al momento. Quindi, nessuno si lamenta, non è previsto il cambio. E vedremo come il nostro progetto è stato proprio basato sul come migliorare senza andare a bloccare l'infrastruttura gestionale. Questo è stato la base sul quale abbiamo basato tutti i nostri progetti, ma tutti inteso anche i progetti non solo legati al progetto SmartOp, ma ai progetti che andiamo a vedere, perché il concetto è quante cose si possono migliorare prima di arrivare lì, appunto, e ci siamo resi conto tantissime. Poi il cambio del gestionale, se quelle tantissime vengono fatte anche in parte, ci siamo anche resi conto di un altro aspetto, che il cambio gestionale non è più un problema, perché cambiamo il mindset all'interno dell'azienda. E quindi non avvengono più le cose che giustamente ti ricordi il tuo nome, che diceva Alberto prima, cioè dove ricevi dei feedback da persone che sono, mi sento di dire, rispetto all'esempio, non conosco la persona, però inconsapevoli, cioè inconsapevoli già di quello che stanno chiedendo. Mi stai chiedendo delle cose che effettivamente non dovrei saperle io, che dovresti sapere tu, rispetto al tuo ruolo. E per assurdo, quindi la persona che ti fa la richiesta e dici, ma mi verrebbe da dirti che sei fuori da quello che stai facendo. Esatto. Ti rendi conto. Sì, sì, sì. Quindi questo è un aspetto sicuramente interessante che andremo a vedere, perché quando poi andremo a vedere che cosa abbiamo rilevato da quelle 300 aziende con le quali, che hanno contribuito a, troverete un po' di cose che alcune fanno sorridere, altre fanno pensare, e quindi bene, grazie. Quindi queste 300 aziende sono tutte aziende che hanno già terminato? Che no, quelle che abbiamo intervistato, okay. Perché non c'è mai da ricordarsi sempre una cosa, che non sempre ci sono le condizioni per fare un lavoro. Cioè, quindi un approccio che abbiamo è, allora, noi abbiamo rilevato queste cose, ci siamo resi conto di questi altri aspetti, tutto quello che noi possiamo fare per te arriva dopo che tu hai fatto queste tre cose. In queste due ti possiamo dare una mano. Cioè, in un'azienda dove non c'è senso d'appartenenza identitario, per esempio, secondo voi si può fare un lavoro di business process manager? Spero di te. Non contribuisci, non ti senti. Cioè, perché è, allora, scala di valore di Maslow, cioè, quindi il bisogno primario, i bisogni primari in certe aziende nascono, sono proprio primari. Perché? Perché non c'è riconoscimento, perché c'è dolore. Dolore che cosa significa? Che se io ricopro un ruolo che non mi è chiaro, non riesco a capire se i miei talenti vengono ben presi in considerazione. Ho confusione perché vengo sballottato da una parte e dall'altra, alla fine inizio a stare male. Tutto ciò che l'imprenditore può fare in termini di investimento diventa assolutamente inutile. Questo è, quindi, questo è il punto dal quale inizieremo a lavorare, perché sennò tutto il resto, torniamo a quello che diceva Riccardo prima. Cioè, non me ne faccio niente del cacciavite della vita se non ho mai preso un cacciavite in mano, perché probabilmente mi basta un cacciavite da 50 centesimi, non un cacciavite da 5, ma tanto non l'ho mai usato e non ne apprezzo neanche il valore. Lavoriamo con imprenditori dove spesso mi dicono, Alfredo, qua cioè io continuo ad investire, continuo a fargli fare formazione e quant'altro, sembra che le cose vadano sempre peggio. Sì, perché continui a mettere, tra virgolette,
propellente dove non c'è serbatoio. La tazza lì è già piena. O la svuotiamo e vediamo che cosa c'è dentro, altrimenti. Su questo poi magari, se mi ricordate, vi racconto una bella storia, ma divertente. Divertente. Non voglio rubare tempo. Prego, grazie. Io sono Nicoletta Tomasone, lavoro con Marco da numero tanto tempo, dal 94, lavoro in Nord, sì. Ho fatto dal centralino e ho visto tutti i processi, un po' da per vendite e tutto, quindi, e adesso sono, mi occupo della qualità, quindi sono responsabile della qualità, quindi sono un altro, oltre all'IT, che ha un pochino di idea di tutto il processo, oltre ad averlo proprio provato sulla mia pelle, un po' generato, mi assistenza, eccetera. E quindi per questo... Ma io farei il contrario, tirerei sulla tenda, lascerei aperto. Sì. Come riflesso? Sì, non può fare. No, quanto ci sono. Niente, no, figurati, niente. E mi sento troppo male. Sento che questo è un momento importante, oltre al fatto che ci sono bandi e comunque... Lo Stato vuole anche aiutare ad innovare le aziende. Credo che per noi sia un momento purtroppo ancora per buone. Quest'anno. E credo l'imposta di questi con il, come tu mi insegnerai, termina nel 2022. Quindi noi adesso stiamo spingendo per portare. È importante chiudere entro il 2022, rendi contare entro il 2022. Poi siamo progetti che andranno avanti probabilmente anche fino al 2024. Ma poi col PNR. Rimpolpano che l'imposta, già questo che l'imposta l'hanno passato di 20 punti percentuali in più, chi era a metà è diventato 70, quelli al 40 e mezzo. Ma si inventeranno qualcosa, però la cosa certa è che nel 2022 finisce. Niente, mi sono accorta che secondo me ci sono dei punti in azienda che possono essere migliorati, performati con anche pochi strumenti, diciamo tecnologici, e quindi ho un'intelligenza. Sì. Ho voluto però giustamente coinvolgere la direzione. Certo. Prelevata proprio. Sì, sì, proprio di volto. Stamattina pensavo di collegarsi al computer. Sì, siamo andato. No, ma noi infatti... Quando ho visto in presenza, ho guardato 100 voti, sarà davvero in presenza. Insomma, ci crediamo più. Basta online. E poi... Ma poi aspetti positivi. Cioè, sì, no, nel senso che essere in presenza permette anche di condividere l'esperienza. E anche di sganciarsi forse anche un po' più fisicamente. Uscire anche dall'azienda è importante, perché comunque, non so voi, ma quando sei in azienda, sei in azienda. Sì. Quindi arriva, anche se dico non... Però no. Loro sono bravi, i miei sono bravi perché quando dico, ragazzi, non mi disturbate perché non entrano, però... Cioè, qui entra in gioco invece il tuo pensiero di dire, ma però quella cosa lì, sei fuori, sei fuori. Bene. Avete toccato un po' di elementi, infatti, adesso io mi do il compito. Come? Ah, è vero, la Cristina. Giusto. No, ciao la Cristina, io sono ancora Cristina, a distanza invece. Aspetta, qua siamo a canna come volume. Aspetta, è che così. Ti chiedo scusa, ma non avendoti visto... questo no, ma non so se va, ma è acceso. Ma va, te lo dico io che ho. Prova Cristina. È un ottimo. Sì, mi infatti sentite? Aspetta. Mi sentite? Sì, dal PC di Alfredo, sì. Sì, però un po' così. Ho messo aspetti gli altoparlanti. Un attimino, verifica, altoparlante, proviamo, qua. External, headphone, vai. Prova. Sì, mi sentite? Carica bene. Mi sentite? Prova. Sono disattivato, riattivato, no? Come? Lì c'è scritto, gli altoparlanti sono disattivati. Attiva audio. Prova. Proviamo? Prova. Sta parlando, ma... Non sentiamo più. Ma è qua. È un problema di compatibilità, perché c'è anche un pochino di aspetto di hardware. Mi può presentare Nicoletta, visto che la conosco bene? Cristina? Proviamo con gli altoparlanti del PC di Alfredo. Sì. Vai. Voi ci sentite? Siete? Ah. Vai. Alla vecchia. Mi sentite? Sì. Sì, vai. Okay. Sono Cristina Magoni, io invece lavoro per una cooperativa sociale di tipo A, quindi facciamo servizi alla persona di Orzinuovi. Mi occupo della qualità
Sono in contatto con Andrea e ho conosciuto anche Alfredo per quanto riguarda appunto la digitalizzazione dei nostri processi e la riuscire a mettere un po' in fila tutte quelle normative, tutte quelle pratiche, quei processi che noi dobbiamo seguire come azienda, e quindi stiamo cercando di capire come fare. Grazie. Grazie, grazie. Ok. Io temo che questo microfono cada, lo appoggio di qua, guarda. Ok. Cristina, se intervieni, io ti sentiamo, io rimetto il microfono qua così ti sentiamo. Visto che siamo sì, in magari mi paleso anche visivamente. Sì, sì. Perfetto. E visto che siamo in pochi, abbiamo preparato qualche slide, però facciamolo interattivo, mi interrompete, mi dite questa cosa non mi interessa, vai veloce, o mi fate della preferisco a domande. Abbiamo diviso in due moduli, sì. C'è tutta la parte prima teorico-tecnica di Andrea, poi invece c'è la parte pratica applicativa, dove trattiamo anche un po' di dati, un po' di fenomeni sul concetto anche del fattore umano. La parte mia metodologica, comunque sono progetti che si fanno con metodo, con novità, però io stesso mi lascio tentare qualche volta, poi mi sgrido da solo di fare con metodo. E hai toccato una cosa importante, ha portato il direttore. I progetti BPR sono progetti che nascono dall'alto, quindi è importante farlo dall'alto, perché al di là dell'autorità di comando o della proprietà dell'azienda, della visibilità che ha il capitano. Cioè, voglio andare a quell'isola, c'è uno scoglio, vediamo, e dai i primi. Quindi è la fase top down. Qualcuno chiama anche il cazzotto nello stomaco, dipende come la proponi. C'è da fare questa cosa diciamo che quando, ecco, proporzionalmente il progetto era con 300 persone, noi eravamo 20, c'erano 20 Andrea, non abbiamo parlato con tutti, per cui abbiamo dovuto fare un organigramma di progetto. Quello ha fatto scuola anche a me come dimensione, per cui noi parlavamo con 10 dirigenti, arrivare ai uno stato di key user con cui abbiamo progettato i processi, loro parlavano con tutti gli altri fino ad arrivare al 300° impiegato. È stata detta una frase al kick-off, quindi calcio d'inizio, adesso si parte, è importante, preparato 10 mesi per preparare il progetto con noi, quindi a cavillare, no? Imparare a modificare il proprio ruolo per continuare a avere un ruolo. Che c'è un po' di cartonesità. Qualcuno non è d'accordo. Poi vanno anche motivati. Però al di là del come, c'è chi guarda il soldo, c'è chi guarda il sorriso, la pacca sulla spalla. Siamo variegati. Però se la fase top down non è seguita da un bottom up, non succede niente. E se fallisce, non lo rifai più. È molto difficile che tu ci tenti di farlo. L'altra cosa, però questa non l'avete toccata, la butto io, il tempo. Le aziende sono ben sature, ben dimensionate. Io sto cambiando il gestionale in CSMT, non quello delle fatture. Quello anche perché nel coinvolgimento, la nostra amministrativa, ma è un anno che lo sto usando perché era... quello che uno si chiama i solver, quello che poi spara le fatture elettroniche, quello per fare il bilancio. Quello non si tocca, ho fatto un bilancio dai fanno a fare due, per cui il resto l'abbiamo cambiato, vuol dire un po' di CRM che ci mancava, che abbiamo le scarpe rotte, adesso le stiamo comprando nuove, gestione progetti a carico uomo finito, vedo che non sono... A carico uomo? Carico uomo, per cui le giornate di progetto... Arriva un nuovo progetto, chi lo può, al di là di chi è capace di farlo, chi lo può assorbire. È informale, io stesso ce l'ho in Excel, perché siamo in due della mia area, poi lo devi aggiornare. Quindi offerte e fino a innescare la fattura. Questa gestione compie un anno, ho già compiuto un anno, quindi ero cliente, fornitore di me stesso, più di metodo. E adesso tra PNR abbiamo scritto un po' di bandi, un po' di progetti che sono
è un mese che non ci lavoro più, si è fermato perché non ci sto lavorando. Però il commitment della direzione è fondamentale. Io quando faccio questo tipo di progetti chiedo che ci siano più persone possibili. Il titolare almeno essere presente o il direttore e dire è importante, io non lo faccio, lo fate voi, perché io vabbè sono esterno, posso piacere o non piacere, ma se c'è il titolare che è venuto, che ha dato mezz'ora del suo tempo, uno dice che roba è quella lì, però se c'è il capo vuol dire che è importante, allora poi quelli che se ne frega non serve. E quindi senza fare troppo l'ingegnere, ah questo sono io, ok va bene, è venuta un po' schiacciata, proprio anche, dedicherei proprio alcuni minuti per alzare la testa e vedere anche il progetto, la digitalizzazione più grande. Questa è una metafora che ha fatto il nostro amministratore delegato Riccardo Trichino, sei un conoscitore, quindi ti accompagna anche con le metafore, per cui c'è anche, io ho imparato questa modalità anche di dare delle immagini, delle tipo Braveheart prima di fare motivazione, quello lì è un motivo di guerra, però diciamo, spirare, quindi qualcosa che va verso l'alto, tondeggiante, si è già evoluta perché questa è già vecchia, da 2 anni, però il concetto è quello, e il concetto è appunto quello del percorso, si arriva comunque al business, siamo in azienda o un'organizzazione, può essere anche no profit, quello che non c'entra, siamo o una nave o una squadra di calcio, che non è business, però è la stessa cosa, bisogna digitalizzare magari una squadra di calcio, ci penseremo, quindi si parte dall'infrastruttura, e quindi è una spirale che si sale dal basso, quindi. E questo mi collego un po' anche al concetto di fabbisogno, c'è la rete che non va. Io sto seguendo un progetto messo in un'azienda dove la rete non va, dove per questioni IT esterna, non lo so, titolare anziano, per cui MES, per dire il meccanismo europeo di stabilità, gliel'abbiamo spiegato che non è un'altra cosa. Ah, è il programma di produzione, sì, quello che ha il suo cugino imprenditore, è andato a vederlo, ho visto che ha fatto efficienza, quindi sì, siamo a 82 anni. Adesso dobbiamo fare il magazzino, cioè non vuoi avere le giacenze giuste, di là che sono anche problemi fiscali. E se non va, ma devo bimbare tutto, io devo assemblare una cosa, faccio un prelievo 40 pezzi, è roba di giovedì scorso. Sì, devi farlo, tanto il giro lo fai lo stesso, stai in giro mezz'ora, fai il pistolero, né? Poi ci pensi perché non te lo dicono, avranno pensato, sì, se devo bimbare 40 volte, anzi 80, perché prelievo e collocazione e non va la macchinera che stai 3 minuti a girare. Perché non va la rete. Però non te lo dicono, per cui devi anche fare il maieuta, devi fare... scavare dentro il fabbisogno nascosto, quello che non ti dicono, non è che sono contro, perché hanno una di capire parte, hanno una voglia di vedersi il loro indice di efficienza, lo è. E i magazzinieri, io devo bippare tutto, sono andato a titolari di cosa stiamo facendo, certo che devi bippare tutto, quindi l'infrastruttura deve essere a posto, noi non siamo, non abbiamo competenze specifiche al di là che se parliamo di infrastrutture di automazione industriale siamo centro di competenza Siemens, di profi non profit, profi bus profi, non so se è la stessa rete che usate voi, allora magari siamo già fornitori e lì ci stiamo anche muovendo per farla intelligente, però diciamo se non hai la strada con la macchina. Un sacco di roba Siemens, ce l'avete, riuscite ad avere qualcosa? Noi abbiamo il profi. No, poi cazzarola veramente. No, sono schede di le schede di automazione, no. Certifichiamo le persone e facciamo troubleshooting. E lì, allora, siccome siamo unici, non è un fatto, nel senso, il centro di competenza è nato qui per quella collaborazione di ingegneria elettronica, abbiamo clienti PSA, Barilla, Dutch, Skoda, quei nomi lì che ti chiamano quando l'impianto è quasi fermo, se l'automotive è già fermo nel caso dell'alimentare, e c'è uno scatolotto che fa le analisi, che l'impianto poi non va, c'è un fermo macchina, si parte da questa. Poi noi oggi siamo settati qua, quindi i processi aziendali sono dagli anni 80 che si parla di processi, io vedo ancora aziende che vanno per funzioni, gli acquisti, oppure classico esempio, io sono commerciale, ho venduto,
adesso sono fatti tuoi, ma non ho le persone, non ho le macchine, che data hai promesso, potevi dirmelo prima, che la classica direttiva non è nella generale per processi, naturalmente questo, e abbiamo concettualizzato lo smart plant, adesso poi lo zoom, quindi è una scala appunto evolutiva. Perché vado a vedere i processi? Tanti processi esistono, se no l'azienda non esiste, e le aziende esistono, poi sono efficienti, sono inefficaci, quindi poi buchi sul cliente, ti vede il cliente, non ti compra più, eccetera. Ma si fa per aumentare efficacia e efficienza. Poi, se il digitale entra nel prodotto, questo magari potrebbe interessare a voi, o chi fa macchinari, chi fa prodotti durevoli, allora il prodotto che inizia a parlare, famosa connessione, diciamo, dei macchinari, perché prendiamo che voi dei macchinari connettete per ammortamento, dal lato dei produttori, ormai la tecnologia c'è, è matura, iniziano anche a abbassarsi i costi, al di là di questo periodo, iniziano ad abbassarsi i costi. Hai la tua macchina che hai venduto al cliente, ed il cliente ti parla, si fa una macchina bella per 20 anni, ti parla, ti storicizzi i dati, impari. Cioè, poi iniziare come la parte di IoT, dici? L'IoT è uno dei fattori abilitanti, sì. L'IoT è quello che raccoglie il dato e te lo spara in internet. Poi è come se fosse un MES, se dico MES tutti mi capite. Il software che raccoglie i dati, è il sistema informativo della produzione, quello connesso alle macchine, conta i pezzi, sente i fermi, dichiara gli scarti. Ok. Infatti quello io andrei direttamente, non starei in produzione. No, infatti, ma è solo per fare l'excursus. Questo ti abilita e si può anche immaginare nei servizi, ovviamente non connetti una persona, è più facile nei servizi perché è già servitization, infatti vedete già là in cima, la macchina che fa imparare a me come posso progettarla meglio, posso vedere se il cliente la usa male, quindi gli vendo dei servizi, fa evolvere il modello di business, crea un'intimità diversa, fa evolvere il rapporto cliente-fornitore e allora puoi decidere, aspetta che io la macchina vendo, inizio a vendere anche un servizio. La macchina, questo, diciamo, siamo arrivati lì, poi magari la allunghiamo, devo puntare qua, ecco, in fabbrica o comunque qua, anche white collar, più o meno il percorso è questo qua, possiamo non avere le macchine, qui possiamo mettersi tranquillamente il processo di emissione dell'offerta, il processo di fatturazione, il processo di acquisto, i processi variegati e piramidali di pianificazione, quindi questa della produzione, o dei servizi al processo, raccolgo i dati, li elaboro, avremo una business intelligence e metto a posto il passato, che è già un buono esempio, diceva prima Riccardo, per cui so cosa è successo ieri, cosa sta succedendo adesso, ma è un secondo fa comunque il passato, è già un buon livello, è già il 3.0, il 4.0, una volta che è un po' di storico, mi sulla faccio semplice, per cui non è che metti lì lo scatolotto che ti fa la predittiva, è un progetto, i dati devono anche essere predicibili, non tutti gli algoritmi vanno bene, ma riesco a estrarre informazioni sul futuro, la macchina sta per rompersi, il cliente starà per lamentarsi, l'utente sta per consumarsi, quindi lo cambio non troppo prima e non dopo perché si rompe, e arrivi a quello che, come vedete, abbiamo un po', ci siamo ispirati al colore di una certa casa, che fa quel navigatore che abbiamo tutti, Factory Maps, ti guida, è un luogo, è un concetto a tendere, ti fai guidare dai dati digitali proprio nel governo dell'azienda. Questo a tutti i livelli, no? Direttore sì, ma anche l'operaio che sta seguendo la macchina o responsabile di un processo. Questo è quello che dicevo sull'impianto, per cui io vendo l'impianto arricchito di sensori, bla bla bla, mi spari i dati del cloud, riesco anch'io perché devo poi gestirli, cosa me ne faccio dei dati? Ci sono ancora aziende che chiamano, mi fai la perizia? Sì, quando devo comprare una? Sì, poi lo spengono. E il legislatore ci è arrivato, non deve funzionare, deve essere anche mantenuto attivo, per cui quando ti fanno un'ispezione se le spengo. Non va bene, qui cresce il produttore e con le informazioni che estrae da un prodotto che non è più testato in condizioni di laboratorio ma in condizioni reali, fa crescere anche il cliente. E si cresce tutti insieme. Okay. E questo è un po' il percorso generale, no? Se va al telecomando. Come? Adesso di là che c'è il nostro blog, come si fanno questi progetti? Adesso vengo alla nota metodologica. Diciamo, questo, se noi siamo questo facilitatore,
può anche non esserci, può essere una persona interna, sicuramente gli altri sono attori imprescindibili. Quindi il destinatario, quindi potreste essere voi, quello che fino a prova contraria conosce meglio di tutti gli attori il processo aziendale core, quindi la produzione, se c'è la produzione, se c'è l'intervista. Conosce il mercato e poi quello che lo attua, per cui il progetto nasce nel destinatario. Qualche volta si riesce a coinvolgere anche il cliente. Non so, quando adesso vi voglio fare, voglio migliorare, non so se ve lo chiedete, ve lo siete chiesto, più volte chiedono a me, mi chiamo, vorrei migliorare dove? Perché se è un miglioramento guidato dal mercato, ovviamente sto dicendo un'ovvietà, molto meglio, per cui se hai qualche cliente vicino che diciamo, ti sgrida, comunque ti critica in modo positivo, comunque raccogli e indirizzi dove vuoi andare. Noi ci occupiamo comunque del facilitatore, divisione sistemisti, quindi siamo un supporto tipicamente alla direzione o al vertice aziendale, e insieme si disegnano i processi, quindi con le persone, diciamo, chi porta in pancia questo progetto, si disegna, io vi porto un po' di metodologia. Fatto questo, e solo dopo, l'azienda, nonostante il digitale, prima deve essere progettata bene sulla carta, anche su PowerPoint, su Excel, però diciamo senza farlo partire, e poi in base a quello che ho scelto, deve essere coerente con la strategia, per cui questa cosa è bella, ma la faccio fra 2 anni, perché prima se voglio raggiungere un nuovo mercato, o voglio tirar su una macchina che ha il 50% di efficienza, vuoi portarla a 90% se possibile, senza sostituirla. Poi vado a comprare, vado e compro, viene coinvolto l'attore tecnologico, per cui cioè, queste sono un po' le tecnologie 4.0, se non ho messo sistemi informatici, sviluppo software, allora vado a prendere il gestionale se mi serve. Prima faccio un discorso strategico. È vero che io ho aiutato proprio l'anno scorso un'azienda a cambiare gestionale, ma era del 98 quel gestionale. Non girava più, non si sapeva, o c'era un rischio imprenditoriale di rimanere a piedi, di gestionare, non scompiuto le fatture. Per cui rimanda, e poi hanno preso, hanno automatizzato tutto. Allora sì, cambi il gestionale, ma per un motivo di obsolescenza. Devi cambiare per un motivo strategico, se no non si cambia, perché cambiamento, però qualcuno diceva la macchina che cambia, che vince, non si cambia. Dopo un po' smette di vincere, per cui devi essere sempre un po' avanti. Però la ruota è ancora quella, è tonta, la fisica è quella, finché non cambiano leggi fisiche, il magnetismo terrestre, prego. Le cose sono quelle. Qui. Prego, diamo una sedia. Una qualsiasi, sì, va benissimo. La finisco, poi ci facciamo la presentazione, prego. Senza fare i giapponesi, io mi occupo non solo di digitale, ho iniziato col digitale, poi da lì in poi l'in digitale, si chiama lì 4.0, sono stato anch'io in Giappone, vedi che quei giapponesi si vede anche nei film, come va il miglioramento, non va bene di sempre migliorare fino a, ricordate fantozze che non mi sono ricordato di portare il video quando prende l'autobus. Per prendere l'auto alle 7:30 si fa tutto il ciclo di lavoro, tutto temporizzato. I sistemi troppo tirati sono fragili. Lì nel file fa ridere, se lo conosciamo tutti, si rompe la stringa, non l'aveva previsto l'autobus. Quindi cosa ne fa? Si rompe l'osso del collo. Non va bene. Quindi questi progetti si fanno, il fattore tempo va trovato. In diretta mi chiamavano alle 8:30 di sera, gli davo i compiti. Per cui ho finito di lavorare, adesso faccio questo, anche il nostro gestionale lo faccio tante volte di sera, perché non lo faccio facilmente quando la faccio. Quindi è un percorso. Cos'è un processo secondo voi? Insomma, ho parlato tanto di processi, guardate, dammi una definizione, e interagiamo un attimino. Gli ingegneri gestionali parlano per tutti. No, scherzo. La serie di azioni che si devono compiere per raggiungere un obiettivo. Perfetto. Non esiste il processo se non c'è un obiettivo. E da scriverlo. Qual è l'obiettivo del processo di fatturazione, secondo voi? Domani me lo dite giusto, mi fa piacere. No, non me lo dicono giusto tante volte in azienda. Obiettivo, prendere i soldi. Quale fatturazione? Qua sfida.
Sì, attiva e mettere il documento. Ecco. Questa è la risposta tipica, non sono d'accordo. Faccio la fattura e me ne dimentico o prendo il soldi? No, caro. Attenzione, poi dopo faccio tutto il mio VPR e lo faccio finire l'emissione e fattura. Facciamo ancora due step, monitoraggio, recupero, purtroppo recupero crediti. Allora, però se me lo immagino così, quel processo lì non ti porta a casa i soldi necessariamente. L'azienda c'è un pagamento anticipato, quindi questo problema non ce l'ho. Anzi, mi fa allora il processo. Ancora... Ecco perché finisce a faccio la fattura, ho già incassato. No, ma cioè, dipende comunque dal contesto, il processo. Infatti, questo è bello perché se il processo di fatturazione è banale, lo conosciamo tutti, la risposta esatta non c'è, dipende dal contesto, per cui io non lo sapevo, per cui ci diamo del tu, ci siamo andati a capire la questione, nella tua azienda, meglio, hai fatto, per cui, ma lo vivi proprio, adesso facciamo finta di viverlo. Io arrivo, facciamo il processo di fatturazione, poi... Ma finiamo l'emissione, la fattura, vi stimolo, sì, mettiamo il pagamento. Ah, che bel processo. Aspetta, facciamo arrivare a... Cambiamo il processo completamente, se è possibile, perché c'è l'oste con cui fare i conti, che si chiama cliente. Esatto. Mi faccio pagare in modo anticipato, allora, primo step, ricevo pagamento, se no la fattura non la faccio neanche. E non faccio niente. Non tutti possono, ma appunto in funzione del contesto di business, devo mettere il pagamento da qualche parte, se no. Ok? Ok, e cosa si trova tipicamente in azienda? I processi ci sono, perché sennò magari sono inefficienti, se no non c'è una ruota, meccanismi che girano. Sono chiari, sì, a chi è da 25 anni, 27 anni in azienda, perché ha la memoria storica dell'azienda, sono chiari nella testa delle persone, quindi non sono chiari nei neoassunti, non sono chiari ai fornitori, ai collaboratori esterni, quando andiamo a fare un progetto, ovviamente faccio dare manuale qualità e chiedo ma è aggiornato, ma è quello che succede? No. Allora se lo leggo, lo leggo e poi li facciamo veri i processi, però partiamo che poi erano veri magari 5 anni prima, per cui poi magari sono anche chiari, sono anche scritti, ma c'è qualcuno che ha la visione, infatti. L'imprenditore gli dia la qualità e qualcuno che magari è davvero 30 anni, si è fatto tutto il giro e conosce tutti i processi, sperando che non siano cambiati troppo, se no come faceva gli acquisti 25 anni fa, ma non è come li vedete adesso, e la visione può risultare sfocata o non condivisa, soprattutto quando non hai magari delle norme, insomma delle schede qualità dove il processo dovrebbe essere quello e ognuno poi si inventa, ma avendo anche ragione, delle scorciatoie diverse, però poi ti trovi qual è l'esigenza, ne ho 3 o 4 individui, si fa la foto tutti insieme. Quando siamo d'accordo che questi sono, siamo noi, tutti ben messi a fuoco, allora quello è il primo passo di miglioramento. Se no, non ne parliamo neanche, perché per te è una soluzione, per te no, perché non siamo d'accordo. Lì non c'è una ricetta. Poi il mercato cambia, l'azienda si ingrandisce, viene acquisita, acquisisce, porta a casa lavoro, lo dai in subappalto, cambia qualitativamente, quindi... Fare un ordine ogni tanto a un fornitore, il processo è quello, ma qualitativamente cambia quando devi fare 80 all'ora. Pensate alla fatturazione delle compagnie telefoniche, ci sono tutti i contattori in automatico, vanno, si spera che siano giuste, per cui la dimensione del problema cambia, la soluzione cambia in funzione della dimensione del problema. E poi questo classico esempio, quando non fai questo, a un certo punto la persona cambia azienda, va in pensione, va in pensione un processo, va in pensione ma neanche conoscenza tecnica o parte di processo e poi non ci è più. Noi stiamo anche un po' in una fase di pensionamento, responsabile di produzioni importanti che ruotano, quindi effettivamente... Poi, se parliamo di tecnologia, gli va in pensione il tornitore, quello più bravo del mondo, che è anche attrezzista, quindi è una figura, poi chi me l'attrezza la macchina? Però la macchina... o la produzione, è una cosa che si vede, è una cosa che si capisce e è quel sistema, sottosistema di azienda che fa valore aggiunto. Se la macchina è ferma, possiamo avere anche tutti i processi messi a posto, se non siamo un'azienda di servizi, o le macchine siamo noi, che è il brutto del digitale, del software in particolare, che non si vede. Per cui vai a Marco, SAP, Oracle, un altro,
non sono automobili, si comprano i software come le automobili, però quando mi chiedono, ma secondo lei qual è il migliore gestionale disponibile, quelli più precisi, qual è il migliore gestionale per il mio settore, io sto prendendo in mano la racchetta da tennis, rimbalza la domanda, se lei mi dice qual è l'automobile migliore, allora io mi sbilancio, dipende cosa ci devi fare, se hai il baule, hai 7 figli, il furgoncino, andiamo sui furgoncini, sei da solo, vai in montagna, non vai in montagna, vuoi anche andare in mezzo al lago di Garda, allora ti prendi l'anfibio, adesso che si possa fare, dipende, i consumi, la vuoi bella, la vuoi, guarda, devi fare un'analisi dei processi, io voglio funzionare in un certo modo, allora compro la tecnologia, si fanno gli audit, poi si sente il venditore, sì, il loro gestionale è sempre quello che va bene e migliore, e tutto, poi c'è l'approccio tedesco, per cui non lo dico, il nome l'abbiamo detto prima, per cui se compri quel sistema, compri quei processi, per cui non ce n'è, ti adatti, può anche andare bene, e all'80-90% va bene, perché l'emissione della fattura è quella, e mettere un ordine al fornitore è quello, ma come arrivo al fabbisogno, la produzione è quella più ostica, perché poi le macchine sono diverse, i detentori della tecnologia, che sono anche quelli che molto spesso programmano, hanno il loro modo e ti fanno guadagnare, o comunque ti danno un fattore competitivo, si scontra con o l'area non è coperta, per cui digitalizzi ma rimani scoperto, per cui sei dipendente da chi puoi andare in pensione. E lì il fattore competitivo non emerge. Quindi, questo l'abbiamo detto prima, cioè, sono un po' gli attori di prima nel processo. Nel progetto, scusate, i processi, le persone, quindi anche qua l'etica, anche fare lean, tirare troppo il sistema, anche il vendor lo fa piano, il vendor lo conoscete, quindi è una di quelle 800 sigle della lean, è quel metodo per, si fa anche con la telecamera, si filma l'operatore che se vuole, dato che attrezza la macchina, poi si fa la moviola della domenica sera di calcio o del lunedì, non lo so tanto, io non guardo il calcio. Si fa il ciclo di lavoro insieme a lui, si definisce un ciclo diverso in modo tale che la macchina stia meno ferma possibile, quindi si fa prima quello che deve fare prima. Il sistema poi lo tiri, si è tirato troppo, va a finire che lui si stanca, non deve succedere. In Giappone vietato correre in fabbrica, al di là di persone di sicurezza, tu devi farcela in tranquillità, perché poi se corri hai fretta, se hai fretta sbagli, e se sbagli mi vanifichi. Si fa insieme e si fa con qualifica, poi la tecnologia, io lo voglio, posso anche comprare un bo, non è fare lì, è fare digitale, però devo anche ripagarmelo, no? I robot ci stanno in investimento. Quando è che si fa allora questo tipo di progetti? Qua vado un po' veloce, sto guardando anche l'orario, quando devo formalizzare e consolidare, sono cresciuto, aspetta, mi fermo un attimo, scrivo il manuale, ma lo scrivo perché mi serve, perché poi quando assumo faccio prima, magari mi invento un processo che non c'è di formazione, magari diversificato per i vari ruoli, dei nuovi assunti. Sono diventato grande, ho le risorse umane, allora aspetta, se lo faccio 2 volte all'anno, magari non è già tantino, 2 volte all'anno, lo faccio ogni tanto, va bene, delego una persona, risorse umane. Se devo farlo e devo anche mantenere, e già che ci sono, allora lo faccio misurato, per cui, e lo faccio etico, per cui gli dico davanti che non ci sono i litigi o le brutte sorprese, questo è il percorso, ti tengo, se raggiungi questi obiettivi, che misurerò in questo modo e faremo dei check intermedi per farteli raggiungere. Se lo sto semplificando, però, know-how. Vabbè, adesso l'ho messo per secondo. Ridurre i costi fa sempre bene, si può sempre ridurre i costi, una volta non ci credevo neanch'io, però se finché una cosa non la guardi, magari riduci di 2 euro, e poi moltiplicato per tanti pezzi magari ti fa qualcosa, però finché una cosa non la guardi, sennò i costi rimangono nascosti. E allora per darvi le percentuali, anche con la linea vai dal 5 al 30% del tempo, poi i materiali bisogna vedere in caso specifico, quindi chi non ha mai fatto questi progetti, davvero le risparmio 2 o 3 persone, poi se le licenzi è l'unico progetto link che fai, te lo fanno più fare,
quando mi ha detto a me, sì, ma risparmio per mezza persona, ma io non lo posso segare al direttore di stabilimento, ma io non la posso segare a metà. Sì, va bene. Per cui il conto economico, sul conto economico non lo vedo. Allora mi hanno detto, poi il progetto non l'ho fatto. Qui i clienti che si non ci si meritava. Però quando vado dal titolare il conto economico è sì, però intanto tu hai il dovere di abbassare i costi. E se non sai che cosa fargli fare 4 ore, a quello lì, non lo so, trovati qualcosa da fare. Ma gli fai fare un'evoluzione di carriera, diventa commerciale, se possibile, e poi te ne assumi un altro, per cui sul conto economico nel breve non lo vedi, alcuni hanno questa idea. Ricambio generazionale, quindi quella persona conosciuta diceva il papà o il nonno, che è l'imprenditore che aveva 82 anni, prima o poi molla, e deve passare i figli, per cui di solito o voglio andare in un nuovo mercato, oppure il mercato è cambiato, oppure vedo che tutti fanno in modo diverso, non va bene, perché d'accordo sbagliare, ma se sbagliamo tutti nello stesso modo, al di là che il numero di tipologie di errore si riduce, magari a 3 tipi di errore, ma se errori ricorrenti o anche soluzioni ricorrenti è 1, 2, 3, l'errore sparisce perché standardizza anche le azioni correttive, per cui fa anche ordine questa cosa qui. Oppure arriva una norma, devo mettere i disinfettanti dappertutto, quello che è successo, qui gente che si è dedicata un po' di giorni, si è studiata la normativa, ha chiesto alla questura cosa faccio, che mascherine prendo, si fa, se no non ti faccio aprire l'azienda. Allora ha motivato abbastanza. Pure voglio la certificazione, quella vera, se no il mio cliente non mi parla, la ISO la danno a tutti, per cui la ISO TS, poi la IATF, ce n'è un'altra, non me ricordo, perché lì è l'ambiente dove c'è davvero miglioramento continuo, per cui si fanno le normative appunto per essere sempre più avanti, oppure si fondano 2 società, oppure compro un'altra, possono avere 2 sistemi gestionali, ma al di là di questo i processi devono essere, quindi prendo il buono di qua e di là e lo sistemo. Diciamo, queste sono le occasioni del libro. Però va bene questo. Da dove parto? Cosa faccio? Allora, da dove inizio? Queste sono le domande. Io la prima volta che l'ho fatto un po' di anni fa, ho letto tutti i libri, adesso mi metto a farlo. Però non c'era la ricetta, perché sì, flocciato, allora l'ellisse all'inizio, poi lo rombo ellip, va bene. Ho avuto anche una brutta esperienza, non bisogna essere troppo tecnici, per cui negli anni il quadratino e diciamo esagono che ha più punti, così quando entri hai più uscite, il rombo ha solo 4, un ingresso e 3 uscite, ma quando a funzione di quello che succede hai 5 o 6 uscite, quindi però con 2 simboli fai tutto, glieli spieghi in 5 minuti, ma che in 1 minuto vai avanti. Però come faccio a riprogettare il processo? Sul mappo e sulla carta, graficamente. Questo è impagabile, non si mappa in Word, perché poi Word è leggere, si devono vedere i processi. Poi magari si apre un processo e dentro c'è un altro diagramma di processo. Un pochino tecnici bisogna essere, ok, l'ho mappato ed esiste tutto condiviso. Adesso come lo miglioriamo? I libri non lo dicono tanto, o come lo cambio? Lo cambio perché non mi piace invertire queste 2 cose. Ovviamente il criterio è, lo vado a misurare, quindi famosi KPI, tempi, costi, qualità, quelli del libro, quindi quanto ci impiego. Se un processo è più veloce, a parità del resto è migliore, però non è detto, perché anche lì sto facendo lo spumante, se sto facendo il grana padano e sta ragionando 2 anni, più lento di tot, più veloce di tot non riesco a fare, cui. Però nel manifatturiero, più sono svelto, posso fare le cose bene, più ne posso fare altre nelle 8 ore. E questa è l'ultima, ok, poi lo divido perché ho studiato il libro della Lean, conosco il digitale, quindi risolvo gli errori, altrimenti li automatizzo, li nascondo nel sistema informativo, quindi li amplifico e non li vedo più, perché poi cambiare sistema è davvero mortale, non tanto per l'investimento, al di là degli incentivi che ci sono, per una questione di tempo, per una questione di mettersi in gioco, per una questione di perdita di poteri. Se io digitalizzo il magazzino, la seconda esperienza, avevo il database umano, il magazziniere, lì lavoravo in azienda durante il dottorato,
Dove la roba? Ma lo so, io vado a prenderla, lei non te lo diceva, lo sapeva solo il magazzino, non era neanche piccolo, e lo sapeva, alla in D7, lì. Una sua forma mentis che l'aveva. Viveva lì praticamente 10 ore al giorno, poi anch'io a casa so dove ho messo le cose. Penso che ce l'avrei fatta anch'io, il magazzino, però sei tante ore più che a casa, sai dove l'hai messo. E comunque ti fai i criteri, perché il rendimento di... Ma roba hai però, eh? Eh? Se li metti a caso, devi sapere... No, no, li metteva, non lo so. Aveva una sua logica, per cui però ti beccava quello di quella fornitura che è arrivata l'altro ieri, perché comunque arrivava l'altro ieri. L'ho messa là, la dietro. E se volete ridere, ho questo cliente a Torino, che il suo magazziniere storico, 50 anni di magazziniere, memoria fotografica, è andato in pensione. Cosa è andato a fare? È andato a fare il custode al cimitero. Si ricorda, tra l'altro, l'ubicazione. B282 in alto a sinistra. Ha detto, io l'ho fatto per tutta la vita, era l'unico posto, aveva bisogno, era l'unico posto, e lui va a fare lì il pensionato, posso andare a vedere i cantieri, va. Ecco, per cui uno dei motivi di resistenza è davvero fare questo tipo di progetti, sposta i poteri o li cancella, perché certe cose sono demandate alle sorti. Io il codice barre non l'ho fatto, perché avevo 26 anni, ero giovane, ero lì a progetto, per cui... No, non l'hanno fatto. Poi, 3 anni fa sono stati comprati e sta arrivando SAP. Per cui... Anche lì la codifica, però non va bene la codifica parlante. Per cui, quindi poi è arrivato e l'hanno subito, sono stati comprati. Quindi, però sono quelli che ti si mettono contro, quindi bisogna prenderli e... L'assicurazione, un altro invece per i controlli di qualità, o sempre più. No, lui faceva l'inventario e controllava se l'adiacenza al sistema era corretta, che ha assunto, cioè non c'era il codice a barre, l'ha capito subito. È quello del supermercato, ma sudava, è venuto, mi ha preso in disparte una sera, ma io cosa faccio? Ma mi licenzieranno. Preoccupate che lo sdegno. Ma scusa, come fai con me, tua moglie? Troppo. Non capisco contenti. Ah, grazie, no, perché mia moglie, perché pensavo volessi chiamarmi quella dell'altro per fare la spesa. No. Che ci sono due carte stagnole, se me l'hai chiamata la dico. E l'ho comprata io, perché non è scritto che l'hai comprata, l'ho ricomprata anch'io. Ma questo quando ne compri due, quando non compri una cosa per me insegnare. E questo è il principio lì, concentrarsi su quello che è l'obiettivo del processo, quello che va nella direzione della soddisfazione dell'obiettivo, prendere i soldi. Può essere anche un obiettivo produttivo, perché i processi ci sono anche quelli indiretti, che è vero che non fanno valore, ma fanno valore in modo indiretto. Se non faccio la fattura e posso avere il prodotto più bello del mondo, che i soldi non li porto a casa. Quindi, cos'è il valore? È quello che con gli occhi del cliente lo predispone a riconoscertelo con un pagamento, tipicamente, ma anche non in forma monetaria. E per negazione tutto quello che non è valore è spreco. Allora dovrebbe essere tolto, ridotto o tolto. E questo è, con la leva digitale si può arrivare. Ultima battuta, è finita la slide, mi sembra, forse l'ultima. Infatti non vado più avanti. Ok, non occorre farlo quando cambio gestionale è un'occasione. Ci sono strumenti come quello che stiamo per vedere, che non sono così invasivi, qua parliamo proprio di tecnologia, li hanno inventati apposta. Nel gestionale è impossibile cablare tutto, anche perché poi, dal punto di vista dello sviluppatore del gestionale, io sviluppo un prodotto, non mi piace continuare a cambiare, mi piace svilupparlo e vendere lo standard, vedi il prodotto tedesco di prima, perché così porto i clienti, non ho 17.000 versioni in giro, tu che poi le personalizzazioni per carità le fanno, però le fai su processi ricorrenti e comuni a tutte le aziende. Non c'è a tanto livello, ad esempio anche nei CRM, il processo dell'offerta. Io ho seguito aziende dove la progettazione è una parte fondamentale sia dell'offerta e sia prima della produzione, come voi.
Sì, fai l'offerta, apri, la scrivi e la salvi e la mandi e metti le righe di offerta. Questo che ti dà il gestionale, il processo che parte dalla raccolta di informazioni, capire il cliente per non andare a fare delle specifiche sbagliate, prendere il disegno aggiornato, posso avere anche un documentale, farselo validare, prezzarlo giusto, cioè costificarlo, prezzarlo giusto, non è patrimonio dei sistemi gestionali del CRM, può essere patrimonio di sistemi di questo tipo. Io so, faccio le offerte così, domani mi evolvo perché poi divento più bravo, vado qua dentro, la cambio. Quando sono pronto a quel gestionale, per cui ancora anche non cambiarlo, va benissimo non cambiarlo, e la scrivo l'offerta. Ma come ci arrivo non è patrimonio di gestionale. Per cui questi strumenti stanno vivi, poi possono essere integrati, perché software di business process management può sentire che arriva una mail, allora ti fa partire. Se arriva a gestione offerte, chioccio l'azienda, se arriva lì è sicuramente un'offerta. Poi l'apri, non è un'offerta, ve la cestini proprio il processo. E ti aiuta anche a capire dove va il valore, per cui ti mappa i tempi, per cui quando chiudi, rispondi, tocca a te, poi soprattutto dove può vedere. Fa una cosa che tipicamente in ufficio è molto difficile da fare, in produzione o l'esse, oppure una volta negli anni 70 c'erano i tempi metodisti, quelli col camice nero, i tempi li conosci, o comunque vedi 8 ore, peso quanto prodotto, faccio uno diviso l'altro, non so, in ufficio. Fate che fai almeno 4-5 cose sempre in parallelo, per cui misura. Poi se stai a misurare e non lo fai, questo software te lo dicono, guarda che ci impieghi 8 giorni a fare un'offerta, progetto di miglioramento, ci impieghiamo 17 giorni a fare un'offerta, non va bene, azione del direttore, allora no. La riduciamo a 12, come abbiamo la mappatura anche di quello che succede, chi aveva fatto cosa, per cui l'altro esempio, poi mi taccio, sono anche appunto mettersi in gioco le gelosie, nessuno, non si fa questi progetti andando a puntare il dito sulla colpa, la colpa è una parola da non dire, ma è la causa. Poi la causa è che l'ho portata avanti io perché non sono formato, però se parli di colpa non si vogliono tanto questi sistemi. Quindi diciamo, si fanno con metodo, il metodo è quello, ci vuole comunque un certo rigore, se non ti vanno. Poi ci sono tutti quegli accorgimenti e anche quel dialogare con le persone si fa insieme, altrimenti non è un circuito elettronico, un software che lo progetto me lo faccio da solo e deve funzionare, ma anche lì ci sono le specifiche, essendo noi tutti persone, le specifiche ci sono in contrasto, non sono chiare, non ho tempo per definirle, è per quello che si fa sempre un po' fatica, però vedete, se lo farete poi anche monetariamente ci sono, si fidelizzano i collaboratori e l'azienda cresce culturalmente, poi ve lo chiamano. Nell'altra parte è perché quando è che viene a farlo da me, visto che loro stanno venendo, non sudano più, sono contenti, ridono, quando è che viene a farlo? Si arrabbia perché non lo fai da me, quando è che viene a farlo da me? Ok, diciamo che sono 5 minuti di pausa, mi va? Ci spariamo un caffè? Sì. Un'acqua, abbiamo la chiavetta ospite. Cristina, Cristina, sì, non possiamo offrirti un caffè? Esatto, purtroppo. Abbiamo la chiavetta delle macchinette? No, non ce l'ho. Allora chiamo la Giusy, me la faccio. Vai. Anzi, lo faccio prima andare a prendere. Vai. Vado a prendere la chiavetta. Che lui è mio collega Antonio, che doveva lui conosce la Lisa, è venuto a trovarla in tempi non sospetti, si parla di un paio, allora loro sono siamo incontrati perché, tra parentesi, lo sono andato a trovare in
con l'obiettivo di fare uno dei 300 audit. Poi non abbiamo fatto perché non c'erano le condizioni, proprio perché lei diceva appunto abbiamo innovato tantissimo e quindi adesso siamo proprio nel vivo dell'innovazione, stiamo portando avanti, si parla di anni fa, e quindi ha detto ci sentiremo magari più avanti, poi dopo alla fine le cose che vanno a fare più è stato sicuramente, se mi parlate di me si ricorda, è stato un bel incontro, l'ho trovato una persona molto intelligente, molto sul pezzo. Quindi è stato un caso fortuito adesso che no, l'abbiamo chiamata. Sì, no, caso fortuito. Se voi siete qua, sì. Siete qua per il vostro interesse, ma non abbiamo visto. No, no, no. No, no, sì, sì, infatti, ripeto, poi accennando qualcosa, no. No, se non è il progetto a mail, la progetto è professionale. Sì, una parola di quel discorso, siccome ci ha chiesto di presentarci un po' la nostra realtà nel momento in cui c'è la scelta del personale, gli approcci classici erano quelli dell'equilibrio che spesso viene valorizzato e portato avanti, e l'altro che invece è coinvolge tutto quello di cui si tratta adesso, quindi altri processi, che però smuove un po' anche altre cose. No, non a caso, no, cioè abbiamo quello di pagare il quello di no, a caso stiamo. Invece un caffè, un'acqua, qualcosa. Un caffè volentieri, sì. Però molto calzante la cura. Sì, ma è un problema che si può fare, ma è un problema che si può fare.
passo venerdì gliela do, sicuro, Yeah.
Cristina, con noi riprendiamo. Sicuramente l'intento è quello. Sicuramente dobbiamo individuare un altro, se non è lei che è sicuro, si prende il quarto, il formatore, il sesto, il quinto, vai, vai, vai. Okay. Allora, perfetto, bentornati. Maria Cristina è con noi? Ah, Cristina, aspetta quella qua. Ah, si è ricollegata. Ah, ok. Collega, allora, molto bene. Allora, intanto che Maria Cristina si ricollega, vi faccio una domanda, così a bruciapelo. Qual è, a vostro parere, il patrimonio più importante della vostra organizzazione? Le persone. Okay. Allora, le persone, noi, perché siamo persone, quindi non possiamo parlare, perché siamo persone, fondamentalmente abbiamo dei bisogni, ok? Spesso, allora, purtroppo non siamo abituati a scegliere con la nostra testa. Culturalmente non siamo abituati a fare delle scelte che siano spesso funzionali per il nostro sistema. Il nostro sistema inteso, il nostro sistema emotivo, la nostra persona. L'esempio ve lo posso portare nei corsi che faccio, per esempio, i ragazzi in università, dove tantissimi, per esempio, stanno facendo ingegneria perché qualcun altro l'ha voluto per loro. Spesso ci si trova magari a fare un lavoro nel quale poi è la nostra capacità che insita nell'uomo di adattamento e di tendenza alla felicità, perché noi tendiamo alla felicità come esseri umani, portarci poi ad uno stato che può essere uno stato di realizzazione o uno stato di, io la definisco, felice inquietudine. Okay? Da poi che le organizzazioni provengono da un modello industriale, che è il modello industriale del Novecento, dove il concetto era lavoro, il lavoro nobilita l'uomo, però il lavoro è fatica, cioè veniamo da questo substrato culturale in cui lavorare è faticoso. Ok? E dobbiamo anche partire dal presupposto che le nuove generazioni, poi parleremo anche un attimo di All Economy, non so se ne avete sentito parlare, non la pensano più così. Soprattutto dopo quello che è successo in questi due anni, sono cambiate molte priorità e di questo ne parleremo. Quello che io ho imparato, ovviamente, prima di iniziare il mio percorso prettamente umanistico, ero più tecnico. Soprattutto la mia esperienza in Giappone ha formato e mi ha portato molto su una visione assolutamente strutturata di alcuni aspetti, che diventa utile fino a che non diventa disfunzionale. Questo per arrivare dove? Che se noi pensiamo di appunto che gli strumenti possano risolvere un bisogno, il rischio è che continuiamo a comprare strumenti, quando il bisogno è sempre dietro. Partire dall'umano significa capire, fare un corretto assessment di quello che effettivamente sta accadendo all'interno di un'organizzazione. Da un punto di vista, prendendo quello che potrebbe essere la logica sistemica di Ellinger, cioè il sistema personale, il sistema di gruppo, che gruppo per esempio può essere un'area aziendale,
il macrogruppo fino ad arrivare all'azienda per intero. Queste dinamiche hanno un valore fondamentale nel momento in cui le riconosco, perché mi permettono di capire, come abbiamo detto, che senso d'appartenenza c'è, se il ruolo che sto, se il ruolo che le persone in questo momento stanno ricoprendo è il ruolo che veramente fa per loro, e soprattutto la cosa più importante è se quel ruolo sta ricoprendo veramente i bisogni per i quali è stato creato. Perché un altro aspetto è che facciamo molta fatica a cambiare, e spesso quando ci troviamo all'interno delle organizzazioni mi rendo conto, e ci rendiamo conto subito a occhio, che ci sono mansioni e aree che sono lì non perché servono, ma perché sono sempre state lì. Allora, detto questo, vorrei iniziare appunto questo percorso, dopo questa premessa, che allora quello di cui parliamo in questa seconda parte del nostro incontro è portarvi le esperienze, come dico sempre anche nei corsi, non dico che insegno qualcosa, ma condivido delle esperienze, perché poi la verità non è mai univoca. Dopo 300 interviste fatte in impresa nell'arco degli ultimi 6 anni, cioè, quindi io 6 anni fa mi sono detto: bene, a seguito di una serie di esperienze, visto che il ciclo con il quale tendenzialmente faccio un percorso aziendale va dai 2 anni ai 5, visto che all'incirca la media è questa, poi a volte può essere di più, a volte di meno, c'è stato un momento per me di stasi in cui, finiti 2 progetti che sono andati molto bene, ho detto: però ho bisogno di capire. E in quel momento la collaborazione con il CSMT era già iniziata, e ci siamo detti: iniziamo a fare, perché non andare nelle aziende con un'intervista e chiederli, vedere come stanno, vedere cosa stanno facendo, come si stanno proiettando verso il futuro, e da lì poi, certo, valutare anche se ci sono delle opportunità di business, perché comunque siamo delle organizzazioni, abbiamo dei professionisti, però in modo per impiegarli in maniera intelligente, ho detto, più che investire in una campagna di marketing, investiamo nel capire di che cosa hanno bisogno le aziende. E ridendo e scherzando, ne abbiamo fatti in questi anni più di 300. E che cosa è emerso? È emerso che... Allora, il patrimonio delle imprese italiane risiede nel metodo con il quale vengono impiegati i talenti. Cioè, allora, il vero patrimonio, lui l'ha detto, sono le persone. Attenzione, sono le persone se impiegate bene. Perché altrimenti, cioè, perché una persona che effettivamente dovrebbe essere un valore diventa un peso per un'azienda nel momento in cui non viene impiegata bene? Ma può essere no, nel momento in cui non viene impiegata bene, perché chi è all'interno dell'azienda e chi, tra virgolette, è il leader, deve riconoscere se una persona è impiegata bene oppure no. Questa è la cosa fondamentale. Se non viene impiegata bene, a questo punto, e soprattutto, non a caso si parla di talenti. Capita spesso di lavorare e sviluppare modelli organizzativi all'interno delle aziende in cui cambiano, come diceva Riccardo, delle mansioni. Perché? Perché stiamo sfruttando, è come dire, cavolo, abbiamo una Ferrari e la stiamo facendo e la utilizziamo come muletto. Invece no, spostiamola dove può esprimere la sua capacità. E quindi la verità è che purtroppo non è quasi mai così. Il 90% delle imprese non ha strumenti per applicare il metodo in tutto il flusso organizzativo. Questo che cosa vuol dire? Che esistono strumenti che iniziano e finiscono all'interno dell'azienda. CRM, che è un Customer Relationship Management, è molto utile dal punto di vista commerciale, ma per esempio tante volte non è sistemico. Che cosa significa? Che quello che il dato che io ho dentro... Cioè, a me piacerebbe che, per esempio, un cliente fosse anche valutato per come si relaziona con il mio ufficio tecnico, con i miei tecnici. Perché se io da una parte ho un cliente che il commerciale valuta come super top e dall'altra parte questo mi genera un sacco di problemi in ufficio tecnico,
c'è qualcosa che non funziona, perché non dimentichiamoci che l'azienda è un sistema e come tale deve essere gestito, un po' come dire il fegato è contentissimo, peccato che ha un pancreas che sta andando a rotoli, il sistema poi comunque crolla, ok? Quindi che cosa succede? Che spesso ci sono strumenti che, cioè non esiste oggi, o meglio esistono strumenti, ma in queste 300 aziende ce ne sono state pochissime che ce l'hanno, che permettono quello che è un aspetto di carattere relazionale. Vi anticipo, i problemi fondamentali che diventano poi le necessità fondamentali sono tre. Il primo è la gestione della relazione, la relazione sistemica, cioè vuol dire che conoscete la teoria dei vincoli? Ok, allora noi siamo abituati a ragionare per organigramma, giusto? All'interno delle aziende. Ok, provate a immaginarvi se noi prendiamo un organigramma, lo mettiamo un attimo da parte e noi diciamo l'informazione entra da qua e il servizio esce da qua. Il servizio è fatto da, anche da prodotti. Ok, allora per partire da qua e arrivare da qua, io vado ad innestare una serie di funzioni che ovviamente non sono verticali, ma sono sistemiche. Quindi qua trovi il commerciale, qua un primo ufficio tecnico, qui poi di nuovo un commerciale, qui una produzione, qui ancora un commerciale, e poi con tutti gli innesti di dove clienti e fornitori, clienti, fornitori, collaboratori, fanno parte di questo. Io vi posso dire che se iniziamo a ragionare in questo modo, la prima cosa che perdiamo è lo scaricamento, scaricare il barile. Perché se l'obiettivo comune è questo, tutto quello che sta qua dentro diventa importante. Okay. Teoria dei vincoli ha questa caratteristica, che se io ho una struttura, facciamo così, dove... Facciamo così, ingresso e servizio. Ma tu dici, passa qua in mezzo. Allora, quest'area, queste sono le aree dell'azienda, quest'area riesce a cubare questo carico, quest'area riesce a cubare questo carico, quest'area riesce a cubare questo carico, quest'area riesce a cubare questo carico. Il mio massimo carico che posso, qual è? È quello più piccolo. Bravissimo. Ovviamente. Sì, scusa, l'avevamo fatto. L'avevate fatto? Sì, okay. Nel senso che il nostro vincolo, per esempio, si decide poi qual è il vincolo. Ok, allora, da questo punto di vista, se non dico tutto, che cosa succede? Che così inizio a ragionare in termini sistemici. Perché? Perché avviene quello da cui non possiamo prescindere, che è la... Cosa vuol dire responsabilità, secondo voi? Datemi una definizione di responsabilità. Posso chiedere, fai un passo indietro e spieghi un attimo il punto del perché è quella più piccola, che è sul disegno lì. Perché se io dovessi tenere... Quello di bottiglia. Bravo. L'altro secondo. Guarda, se io dovessi tenere come elemento questo, guarda questo rispetto a questo. Quindi che cosa vuol dire? Che io manderei qua dentro delle richieste che automaticamente rimbalza a terra. Quindi mi faccio male da solo, detto in poche parole. E non hai neanche il risultato alla fine. Esatto, no, anzi è la soluzione. Parliamo, ecco, una cosa importantissima, secondo me è il glossario. Non parliamo, come diceva giustamente Andre Colpa, di errori, di... La causa. Ragazzi... Cioè, parliamo di stati emotivi, perché sono gli stati emotivi, perché la differenza sostanziale, io questo lo vivo per esempio nel mondo aeronautico, tra le mie passioni sono pilota, e nel mondo aeronautico c'è, infatti adesso poi a settembre, andando di continente prima, farò un incontro in hangar a Bergamo, dove parleremo di imprenditoria e aviazione, cioè il parallelo, perché la caratteristica, secondo me, bellissima di questi mondi è che una volta che stacchi il carrello da terra,
ci sono più scuse. Cioè, se vuoi tornare giù, le tue capacità, la tua emotività, il tuo modo di interagire con te stesso e con l'environment, con quello che è intorno, è solo quello che conta. Quindi, e adesso arriviamo, perché questo fattore qua, ok? E ho risposto alla domanda. Sì, sì, sì. Okay. Cosa significa responsabilità? Una definizione di responsabilità. Prendersi carico. Prendersi carico. Direzione, come dire. Questa è una parola che a livello antropologico ci ha rotto veramente le balle. A livello antropologico, cioè perché ansia, guarda. No, ma cioè, attenzione, veramente a livello antropologico ci ha rotto le palle, perché non so voi, ma il primo ricordo è una maestra, un genitore, un parente che ti dice devi essere responsabile. La domanda come fanno i bambini è cosa significa essere responsabile? Ok, cosa significa essere responsabile? Acidità di stomaco, pensieri di mono, insonnia, vuol dire cioè, tutti gli effetti dell'essere responsabile, riuscire a rispondere, vuol dire a dare risposta, risposta. È l'unica risposta a questa domanda, l'unica, responsabilità, questo è il significato della parola responsabilità, infatti è bellissimo, una cosa che mi piace fare tantissimo quando vado a fare gli assessment, i lavori all'interno delle aziende, chiedo, allora, abbiamo 50 dipendenti, sei responsabile, ho detto, perché non sono tutti responsabili? Dovrebbero essere tutti responsabili. Tutti nel loro, devono responsabile. L'esempio che facevi prima tu è di una persona non responsabile. Quale qua? È l'esempio che facevi tu del tipo che chiama e dirà come mai non posso vederlo. Ma sei responsabile. Punto. Ma che non è una cosa negativa, eh? Cioè, la questione è un po' come torna all'aeronautica. Allora, vedi un errore. Gli errori possono capitare, ma lo devi correggere, perché se non lo correggi, poi c'è tutta un'altra cosa che non mi sto di attendiare, che si chiama effetto Swiss cheese, quindi formaggio svizzero, dove da un problema poi iniziano a scaturire tutta un'altra serie e non torni più indietro, e lì entri in escalation. Quindi, responsabilità. Quindi, tutte caboia, o va o non va. Tutte le non conformità o defezioni sono frutto di una cattiva relazione. Perché vi ho parlato della responsabilità? Per toccare questo punto. Perché le persone non sono responsabili. Responsabili significa che nel momento in cui io mi trovo in questa... Allora, immaginatevi che questa è una biglia che parte da qua e scivola qua. Il tempo che parte da qua e che arriva qua è il tempo che io ho dato al mio interlocutore per dargli la soluzione. Cioè, la biglia corre. Quindi io devo partire dal presupposto che per arrivare qua e qua rispetto al tempo che ho dato, siamo sicuri che tutti siano responsabili? Siamo sicuri? La risposta è no. E la maggior parte dei problemi che abbiamo rilevato all'interno delle aziende, signori, non sono tecnici, perché tecnicamente, anche rispetto un po' alle esperienze che ho fatto all'estero, noi italiani ci mangiamo crudi tranquillamente tedeschi, cioè tanto è vero che gli ingegneri italiani sono i più pagati all'estero e i più ricercati, punto a capo. La questione è che non siamo capaci a comunicare, non ci relazioniamo, questo è un problema. Attenzione, relazione non vuol dire andiamo d'accordo o non andiamo d'accordo, vuol dire essere funzionali all'interno di questo ciclo, punto. In maniera molto chiara, non senza... Ok, benvenuti nel 2022. Allora, noi fondamentalmente abbiamo tre grossi problemi. Adesso entriamo un po' nel vivo anche di un arrivare poi al cosa. Risorse umane. Oggi perché si fa così tanta fatica a trovare maestranze in gamba, motivante e quant'altro? Che probabilmente dobbiamo farci delle domande, perché oggi non è più come una volta che bastava un lavoro. Oggi chi ha delle competenze vuole entrare all'interno di un'azienda e avere un percorso di carriera chiaro e un
mansionario e un'operatività chiara all'interno di un contesto. E io non vi sto parlando di persone di 40 anni, vi sto parlando di ragazzi di 26 anni. Cioè io sto lavorando, da me stanno lavorando delle persone, delle ragazze che hanno detto faccio l'ultimo tentativo prima di andare all'estero, perché vi assicuro che io con l'ultima ragazza che è venuta da me, 26 anni, una laurea e una specializzazione, e adesso gli hanno anche dato un master ad honorem, ha provato in aziende che dove non capivano nemmeno di che cosa stesse parlando, e io gli sto facendo fare il lavoro che per esempio fa un senior. La supporto da un punto di vista di gestione delle relazioni, perché comunque le attività all'interno delle aziende la accompagno io, ma se vi dico che è totalmente indipendente e anzi ovviamente molto più fresca e molto più reattiva, non vi dico una bugia. Quindi il concetto che cos'è? Alfred, perché ci parli di risorse umane nell'ambito del business process management? Perché se non ho un business process management, il rischio è che non so di che cosa ha bisogno la mia azienda. Se io non arrivo a fare quel processo lì, io non so di che cosa ha bisogno la mia azienda. E come faccio a cercare persone che ricoprono dei ruoli? Cerco impiegata amministrativa, non è più sufficiente. Cerco ingegnere per ufficio tecnico, non è più sufficiente. Perché le specializzazioni sono sempre più verticali, perché le persone possono, vogliono fare cose specifiche. Non è entro, poi vediamo, no. Non funziona più così. Sicuramente la politica, quello che sta succedendo a livello politico internazionale, ha un riscontro. Cioè anche la crisi sanitaria è un fattore politico. Che ruolo? Cioè, ragazzi, il virus, non c'è, se potesse parlarne, sfortunato, non sono un virus, ma tutte le altre cagate le avete fatte voi, io non c'entro assolutamente niente. Attenzione, con questo non voglio sminuire quello che è successo, però dobbiamo anche renderci conto questo, che tipo di impatto ha avuto e che cosa ha provocato. Quindi che cosa significa? Ci renderemo conto che se anche io 2 anni fa avevo un'organizzazione aziendale e una gestione di un certo tipo, devo mettermi in relazione con un cambiamento fondamentale, adesso lo vedremo poi. E poi naturalmente, non per ultimo, le scuole e l'istruzione. Palle che i ragazzi che escono dall'università non sanno fare niente. La verità è, sappiamo come impiegarli. Attenzione, non voglio fare di tutto un erbo un fascio, però io vi parlo, quando, è un po' come quando si parla con un'azienda, la prima cosa che non metto in discussione è la qualità. Cioè, basta, cioè, siamo un'azienda che persegue la qualità, sì, se no non potresti neanche essere, cioè, ormai oggi, esatto, è un po' come dire, e presentarsi uno, ciao sono Alfredo e io mangio 2 volte al giorno, sì, cioè è normale, cioè, ok. Allora, rispetto a questo, allora entra in gioco tutto un aspetto legato anche a una forte riduzione del margine, cioè non c'è più, se noi prendiamo 20 anni fa e oggi non c'è più la stessa marginalità, questo che cosa implica? Tagli non aiutano, cioè nasce la necessità di sviluppare forme di controllo finalizzate a comprendere in modo preciso costi e ricavi, ma che spesso forniscono solo dati mostrando l'effetto e non la causa. Cioè ci sono tantissime aziende che hanno fatto dei tagli, di quelle intervistate, che se potessero tornare indietro li eviterebbero tutti. Perché un taglio di cosa ha sempre un effetto, causa-effetto, sulle persone. C'è quello il patrimonio maggiore, perché lo faceva l'ufficio acquisti, che era un progetto in carico all'ufficio acquisti, ma l'ufficio acquisti c'è mai stato nei reparti, ma l'ufficio acquisti ha mai, quello che in questo momento per esempio stiamo facendo in alcune aziende, sono uffici acquisti che hanno tutti i mesi uno steering committee all'interno di quello che è il sistema e intrasettoriale. E tradurre. Cioè, hanno praticamente un incontro mensile di tuning con un tavolo che è stato creato appositamente per creare empatia relazionale, solo per quello. Cioè, quindi capire i bisogni, cioè che cosa è stato fatto, cosa è stato fatto di buono durante il mese, cosa è andato bene, cosa è andato male.
Cosa è andato male? Diventa un progetto che si sviluppa, alcuni progetti vengono messi da parte, sono prioritari, il mese dopo si dice, rispetto al progetto e al problema che avevamo segnalato, a che punto siamo? Ha cambiato così, così, tutto. Perché ad un certo punto, la maggior parte, se noi prendiamo per esempio il classico problema tra commerciale e tecnico, è semplicemente che commerciale, tecnico, due compartimenti, dov'è l'obiettivo? Un obiettivo è qua, un obiettivo è qua. Quello del commerciale è chiudere i contratti, quello del tecnico è dare l'informazione al commerciale per fare le proposte e poi no, cioè questa roba qua è un abominio, perché non è questo l'obiettivo, l'obiettivo è questo. Quindi se io entro in questa logica funzionale, che è una logica sistemica di processo, si crea un'empatia tale in cui il commerciale dice no, aspetta un attimo, però noi qua dobbiamo dargli queste informazioni perché sennò non sono in grado di, e queste informazioni ci diventano utili perché se si trasformano così diventa cos'ha, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi torniamo, trasferiamo, o meglio, la parola controllo, facciamola diventare capacità e abilità di dare risposta, che deve essere in mano a tutti, a livelli diversi, ma a tutti. Ok? Detto questo, cosa reputo importante oggi? Cioè, che cosa? Quindi la domanda era, secondo te cos'è importante oggi? Ovviamente a fronte di quella che è stata una restituzione, perché è stato un ragionamento. Ok, trasferimento delle conoscenze, relazione scritta e documentazione storica, quindi trasferimento del know-how. Oggi vanno fuori, vanno in pensione delle persone che si portano dietro pezzi di azienda. Okay. E che detto tra noi non hanno nemmeno la capacità di trasferire. Un bravo operatore non è un bravo insegnante, non è una cosa che va sincrona, assolutamente. Quindi trasferimento del know-how deve diventare parte integrante di quello che è un sistema di business process management. Allora perché non concepire un sistema di business process management dove non solo dico che cosa è, cioè deve fare una persona, ma anche come deve farla? Comunicazione chiara di compiti e processi. Vi posso dire che un fattore non banale è abbiamo chiaro tutto, il processo qui è chiaro, poi iniziamo a stenderlo, lo applichiamo e ti rendi conto che non va bene. Perché? Perché ognuno di noi interpreta il telefono senza fili, figuratevi. Cioè, c'è un esercizio quando faccio un corso di project management sistemico dove utilizziamo il telefono senza fili, dove ognuno dice una parola ed è poi vedere dopo 10-15 persone come si evolve quella parola e vengono fuori delle cose divertentissime. Però questo è quello che avviene in azienda nell'interpretazione dei processi. Poi, necessità di concentrare il tempo sulle attività produttive a alto valore. Un altro aspetto che abbiamo visto è che il 30% delle persone all'interno dell'azienda spendono il loro tempo nel rispondere all'email. Il 30% quotidiano, del tempo quotidiano. Lasciate perdere se sincrono, asincrono, cioè vuol dire se durante l'orario di lavoro o durante la pausa pranzo. Però ragazzi, un fattore che indipendentemente da quante ore paga un dipendente, una persona che lavora con me, è il fattore di stress, perché io posso avere una qualità e una centratura nel lavoro in 4 ore che spacca, c'è quel detto che dice se non hai fatto quello che devi fare nella tua giornata, nelle prime 4 ore della tua giornata, non combinerai mai niente, è vero, cioè, e più arriva anche il periodo caldo. La giornata arriva fino alle 11, esatto. Quindi, che cosa significa? Che un'altra cosa che abbiamo rilevato è che purtroppo le persone sono... non impiegano il loro tempo in attività di alto valore. Alto valore, pensate per esempio un tecnico, un ufficio tecnico o comunque una persona di grande competenza che passa 3 ore al giorno a rispondere email su menate perché il flusso qua non è stato chiaro. No, ma il commerciale aveva detto, ma è colpa del commerciale che ha detto invece le cose stanno... No, non è colpa del commerciale, è colpa che nessuno si è fermato e dice, aspetta un attimo, come comunichiamo questa roba qua? Quindi, disporre di dati quantitativi e qualitativi delle attività svolte, manca la retrospective, cioè quindi manca fermarsi, girarsi e dire come è andata sta roba qua? Quello che viene chiamato, che ho chiamato prima steering committing, ha proprio questo obiettivo, cosa è andato bene, perché... I miglioramenti non li fai
adesso li fai costantemente, ma attenzione, ma devo avere una persona, un responsabile che fa queste cose? No, sono tutti responsabili, perché innanzitutto la leadership non la si dà, ma la si sceglie. Che cosa significa? Che io non dico, per esempio, attività produttiva in un ambito di officina meccanica, di Biancamuno, quindi belli stagni, dove ad un certo punto dice quello è responsabile, passi un'ora lì e vedi che non è lui il responsabile, è un'altra persona. E allora niente, metodo classico è bene, il responsabile va per elezione, ma come no, ma di qua, ma di qua, ma democratica, quindi decide il gruppo. Proviamo un mese, ragazzi, è cambiato tutto. Perché un leader non riconosciuto come tale sarà sempre un leader incazzato. E quindi che cosa succede? Che succedeva che quello là decideva, il leader non era d'accordo, il gruppo era con il leader, e quindi alla fine le cose giravano sempre all'80%, ma perché erano veramente molto bravi. Poi... Ma come si è fatto a far sì che l'altro, il leader che era stato prima, che fine ha fatto? No, il leader che c'era prima, c'è stato quello che io definisco il rapporto di transizione. Cioè, quindi c'è stato un percorso che ha poi generato la consapevolezza da parte anche che chi stava gestendo la leadership era sotto stress. La prima settimana ha avuto degli scompensi, ma adesso non tornerebbe indietro nemmeno se dovesse prendere 4 volte di più di quello che prendeva prima. Non è più leader, fa quel che è andata bene così. Fa quello che ha sempre voluto fare, l'operatore specializzato, bravo e indipendente, ma allo stesso tempo non responsabile. Io non se neanche persa. No, anzi, le performance sono, ma è sempre così, eh. Cioè, sono quegli elementi, quelle forzature che provengono ancora da quella dinamica del modello del è l'imprenditore che decide, è il responsabile che decide. Ma non funziona così, siamo esseri tribali, eh? Cioè non funziona così. Anche perché un leader deve avere delle caratteristiche come tali. Cioè, quando ti dicono, quello è il responsabile, fai una riunione e vedi che il 90% delle parole le spende un altro. Cioè non è che serve Freud per capire che probabilmente c'è qualcosa che non va. Ok? Andiamo avanti veloci. Questa 300 interviste, ma non fatte da imprenditori del contesto bresciano. Sì, Lombardia. Quando tu esclami quello che esclami, loro che cosa ti dicono? No, arriva dopo. Non pensare che arrivo lì e partiamo subito con questi argomenti. C'è una gradualità. Perché io arrivo dal contesto, cioè io vivo e ho lavorato a Milano, sono 2 anni che lavoro in Infra. Ma non per denigrare nessuno, perché io non so se è corretto, se siamo più bravi, se siamo più bravi sul lato Milano o meno, o se è un discorso di opportunità o se è un discorso di... Però io la differenza di quello che tu stai dicendo l'ho notata, l'ho percepita. Assolutamente. È stato anche un motivo di attrito mio all'inizio con la direzione, di fatica di inserimento. Ma perché Milano ha già un'impostazione più manageriale. Però attenzione, bisogna vedere le sfumature, perché tu noterai invece tantissimi lati positivi che, per esempio, in un contesto manageriale di quel tipo... Però ho detto, non so se è più giusto l'altro, quello, quindi il contesto da cui arrivo da multinazionale, bravissimo, è un discorso di bilancia. Cioè, però l'aspetto manageriale è fondamentale, l'aspetto familiare dal quale provengono le aziende, che poi il concetto familiare, non serve un'azienda familiare, serve il valore della famiglia, è diverso. Faccio un esempio, no, CFO l'hanno tanto voluto, era una figura che non c'è nell'Infra. Poi 2 giorni fa scopro che si era quasi deciso di fare un investimento e mi sono fermato, mi sono alzato un po' come dicevi tu prima dicendo, scusate, ma che serve se forse non gli fate fare un business plan? Esatto. Perché l'avete preso? Sì, sì. Perché, perdonatemi, non sono proprio il tipo neanche da restare lì seduto in panchina. Certo. Sono io il primo a mettermi in discussione, ragazzi, a voi il CFO non serve. Cioè, questo è per dirti, ecco, il contesto... Poi invece dall'altro lato su Milano è eccessivamente stressato su un business plan, faccio, non fai quei risultati, sei licenziato.
cioè, i due opposti che dicevi. Sì, infatti, infatti dobbiamo considerare ciò che è direzionale, quindi mondo milanese, da ciò che è produttivo, che è più un aspetto, perché in quella dinamica lì, cioè, questa è un equilibrio. E questo equilibrio a me piace, perché io ho avuto la fortuna e l'onore di partecipare a progetti molto importanti, progetti internazionali, dove alla fine mi scappava sempre da ridere, perché alla fine ti rendi conto che noi come italiani ci sentiamo sempre figli di un dio minore, ma alla fine noi, cioè un po' come dire, c'era questo imprenditore dell'aerospace di San Diego che mi diceva: a me piace perché voi italiani, cioè, se si rompe qualcosa, se vi do in mano una graffetta, una soluzione la trovate. Quindi il concetto è questo patrimonio che noi dobbiamo mettere insieme con le conoscenze manageriali, sono tutti strumenti, come diceva prima Andrea, bisogna applicarli al meglio, ma non dobbiamo dimenticarci il nostro DNA. Il nostro DNA è un DNA molto emotivo, molto familiare, e dobbiamo ovviamente utilizzarlo come strumento di positivo e non come strumento impositivo. Carissimo, qua siamo noi la proprietà e quindi decidiamo noi. Esatto, dall'altra parte dice sì, ho capito, però io ho una funzione che ti aiuta a non fare errori, poi certo che decidi tu, però alla fine io per te sono... No, sei cosciente dei numeri che verranno fuori, esatto. Se tre anni devo andare in perdita, se lo accetto, certo. Sì. Assolutamente. Allora, poi ovviamente che cosa succede? Che tutto questo... distanza, allora è ovvio che quello che è successo ci ha portato anche in una condizione nella quale il lavoro a distanza diventa poi è diventato una necessità, ma da un certo punto di vista può diventare anche una necessità. Quindi avere, quando io vado a sviluppare o ho delle funzioni che possono lavorare tranquillamente a distanza, per esempio il mondo dal quale vieni tu, io ho collaborato con alcune realtà che hanno, con il quale abbiamo lavorato proprio su un modello in cui, se prima erano 50 in ufficio, adesso sono 10 in ufficio a rotazione, ma non perché vogliono stare distanziati, ma perché lavorano meglio e perché riescono a fare meglio le cose che prima facevano lì. Cioè, molto meglio. Ma perché? Perché ovviamente è stato sviluppato un sistema di organizzazione diverso e di gestione sistemica. Ingresso, soluzione. Detto questo, quindi applicare il flusso condiviso e costantemente ottimizzato, cioè che io abbia il mio collaboratore qui o a 2000 km, oggi non ci deve essere differenza, ok? Perché dal punto di vista, ovviamente non vi parlo dal punto di vista produttivo, tanto è un aspetto di cui non trattiamo oggi, ma dal punto di vista funzionale, ok? Come io devo essere responsabile, per essere responsabile devo essere coinvolto e devo sapere le cose, vedremo come. Poi, e trasformare il dipendente in responsabile. Voglio poi fare un punto diventa una condizione fondamentale. Non so se avete sentito parlare di Yole Economy. Avete sentito parlare di Yole Economy? Yole Economy è una parola anglosassone che vuol dire you only live once. È stata coniata post-pandemia, quindi si vive una volta sola e voi dite ah cacchio, un'altra moda di quelle un po' new age dove recuperiamo il tempo di qua e di là. Posso dire un paio di palle, perché solamente nel 2022 sono arrivate in Italia oltre 500.000 richieste di licenziamento volontario del middle management, che ha detto basta, adesso voglio... Quindi non è una moda, è una condizione nella quale noi oggi dobbiamo fare i conti. Questo che cosa significa? Innanzitutto che... Prima di tutto bisogna interpretare questo bisogno. Questo bisogno è un bisogno dove alla fine il benessere psicofisico viene prima di tutto. Però, infatti stasera parlerò di questo, ma se io gestisco bene il benessere psicofisico, guadagno più soldi, ho dipendenti, perché ho dipendenti più contenti e più produttivi e anche più propositivi. Perché ovviamente poi, come vedremo, la gestione sistemica implica che se io ho bisogno di una risposta da lui, sarà lui a dirmi di che cosa ho bisogno per poter darmi quella risposta. Quindi più ingaggiati. Che cosa succede? Che poi arriva anche un altro spettro. Che se io interpreto bene questo bisogno,
la mia azienda diventa un'azienda seducente per i clienti e per i futuri dipendenti, i futuri collaboratori, perché lì si lavora bene. Ho lavorato un percorso di qualità con la Raffaella Bianchi di Streparava, che è la responsabile HR, che sta portando avanti non bene da Dio, e Streparava è una delle industrie nelle quali la gente fa carte false per entrare. Arrivano, vi dico, centinaia di curriculum ogni mese, quando fino a 6 anni fa ne arrivavano 10, 11. Una volta andare in banca. Eh? Come anni fa andare in banca, tutti i dati. No, no, perché? È perché stai bene. Se andava in banca per una parte di questo valore, qui c'è un discorso di benessere, qui lo trovo. Oh, che peccato. Vado... Allora, perché ora prevedi, Alfredo? Beh, avevano detto luna. Ah, luna, non mezzogiorno. No, era luna. Sì. Allora, quindi, prima di tutto è condivisione della responsabilità. Quindi, per forza di cose, è necessario creare una matrice dove si condivide la responsabilità. La responsabilità del risultato finale. Quindi, dividiamo questa responsabilità per tutti gli attori. Poi, ovviamente, che cosa succede? Abbiamo, diciamo però. Allora, essere consapevoli di dover gestire un'organizzazione multigenerazionale, quindi vuol dire che dobbiamo gestire più bisogni all'interno dello stesso contesto, poi dar forma a un corpo organizzativo nel quale ogni funzione è responsabile di sé e di tutto il sistema. Detto questo, poi abbiamo anche relazionarsi costantemente con il team sviluppando un piano di crescita basato su azioni concrete e misurabili. Quello che oggi succede è che noi facciamo questo processo all'interno delle nostre aziende, non abbiamo traccia, se non nell'email e nei documenti. Non è sufficiente. Parleremo di dossier digitale, cioè di come nel momento in cui entra una richiesta abbiamo sviluppato quello che abbiamo chiamato dossier digitale, dove lì dentro c'è tutta la relazione e tutti gli avvenimenti che sono venuti, come i commenti di Facebook, con chi ha detto cosa, interno ed esterno. All'interno vedo sia interno ed esterno, in esterno si vedono solamente le comunicazioni reputate esterne. Però provate a immaginare una persona che arriva lì facente funzione della serie, leggiti il libro e poi dopodiché partecipa al gioco. Bene. Questa è la partecipazione attiva. Quindi trasferimento del sapere, vedremo come, allora innanzitutto bisogna creare un ambiente fertile al passaggio generazionale, codificare un'attività e processi che coinvolgono i più esperti, cioè dobbiamo sviluppare i processi, dobbiamo coinvolgere chi l'ha vissuta l'azienda, perché non è solamente come si svolge un processo, ma anche conoscere gli equilibri che muovono il processo, che succede questo, allora coinvolgiamo anche quell'altra persona, cavolo. Funziona, meno male che mi avete chiamato. Creare logiche chiare per chi dovrà operare, quindi avere chiaro che cosa e chi deve fare cosa. Mettere in relazione i giovani talenti con un flusso. Se io codifico tutto bene e ho già un flusso e arrivo un ragazzo nuovo, dico segui il flusso, poi io ci sono. Questa cosa qua è dirompente, perché poi il ragazzo ovviamente intelligente cosa dice? Ma come mai questo lo fate così e non così? Per questo motivo? Vero. Ah, però stai dicendo anche una cosa interessante, esatto. Implementiamola. Esatto. Esatto. Quindi digitalizzazione dei processi, deve comprendere la relazione, non esiste la digitalizzazione di un processo senza la logica sistemica, cioè vuol dire quella, però adesso fatto in breve. La digitalizzazione coinvolge tutti. Attenzione, con questo non vuol dire che dobbiamo fare digitalizzazione in tutta l'azienda. Possiamo farti, noi di solito abbiamo scelto la logica del ho un problema, risolviamo quel problema in quell'ambito specifico. Poi allarghiamo macchia d'olio e questo lo possiamo fare perché... Perché come dicevamo prima, non tocchiamo l'aspetto del gestionale. Quindi monitoraggio costante, perché comunque poter andare a vedere quello che ho fatto e come l'ho fatto e metterlo sul tavolo e discutere, non stiamo cercando colpevoli, stiamo cercando qualcuno che lavori insieme con noi una soluzione.
e la faccia diventare sempre di più il nuovo modello di lavoro. Ok. Adesso vi voglio parlare della pratica. Allora, il nostro metodo, tramite anche questo strumento, ripeto, è stato creato dagli imprenditori, quello che io ci ho messo insieme anche ad Andrea è denaro e tempo. Mappati i processi così come sono. Perché così come sono? Perché il fattore umano è fondamentale. Perché se io devo mappare un processo da qua a qua, io chiedo a tutti che cosa fanno, lo digitalizzo così, perché poi digitalizzare con il nostro metodo significa veramente, per digitalizzare un processo, una volta che ce l'hai chiaro ci metti 5 minuti, perché non è il classico sistema di business management, è molto semplice, è logico, non è tecnico. Poi, fatto questo, che cosa succede? Perché è importante questo? Perché così le persone si rendono conto di che cosa stanno facendo corretto e di che cosa stanno facendo sbagliato. Soprattutto in una prima fase, digitalizzare gli errori è fondamentale, perché è l'unico modo per cui le persone si rendono conto e si mettono in discussione. Perché nel momento in cui passiamo dalla gerarchia all'altro, questa, non c'è più, non puoi più nasconderti. E quindi è anche un ottimo strumento per allenare l'umiltà. L'umiltà è dire, no cavolo, lo sai, avevi ragione, era meglio come dicevi tu. Poi che cosa abbiamo? Il nostro sistema prevede che vado a sviluppare un organigramma di funzione, perché mi serve per capire chi è responsabile di e quant'altro. Ma poi lo sviluppo del processo e del know-how passa da qua. Perché? Perché il nostro sistema premette un aspetto di questo genere. Processo, passi. Ogni passo ha delle checklist che vengono definite e possono essere aggiornate in tempo reale, dove tu dici, perfetto, commerciale, analisi tecnica che mi serve per il preventivo. Il tecnico dirà, ok, hai allegato questo, mi hai scritto questo, mi hai fatto questo, mi hai messo questo, mi hai detto questo, mi hai fatto quest'altra cosa. Se io non spunto queste cose, non posso andare all'analisi tecnica. Questo crea un blocco, attenzione, logico e relazionale, perché le imposizioni le dà il sistema, non il programma, che automaticamente mette in poi ci rendiamo conto che di queste 10 richieste due sono opzionali, aggiungo tra parentesi opzionale, la mando avanti, e questo vi assicuro che cambia i giochi, totalmente i giochi. Poi che cosa succede? Ogni operatore ha una dashboard, ho un dossier digitale. Allora, voi dite, ve lo fate vedere? No, vi dico, se vi interessa piuttosto vi vengo a trovare e vediamo, perché facciamo un esempio sulla vostra struttura. Vi faccio vedere che impatto ha sulla vostra struttura, in termini positivi. Perché è uno strumento creato per prendere la forma della realtà nel quale viene impiegato. Non che la realtà deve prendere la forma dello strumento. Lo strumento, la sorta di BPM, sì. Spostato verso un mappo, poi misuro. Sì. No, mappo, vado a mappare, vado ad implementare processi e comunicazione, perché la comunicazione diventa l'aspetto importante. Non uso, allora, l'unica cosa che veramente sostituisce questo modello è l'email. Tendenzialmente non uso più l'email. Per un motivo molto semplice. Io ho un dossier digitale. In quel dossier digitale, perché sto gestendo un processo in cui sono coinvolte 5 persone, tutte le volte che viene aggiornato quel dossier digitale, tutte e 5 le persone vengono avvisate che c'è un aggiornamento di quello, sì. E non è metto le persone per conoscenza, però quella che era per conoscenza, che era quella che doveva rispondere, non ha risposto, non ha letto la... No, quella roba lì, rientriamo nel tempo morto che non crea valore, anzi, che crea costi e stress. Quindi ogni utente ha la sua dashboard, attività assegnate a lui, attività del suo settore, attività del quale è responsabile, richieste interne, perché... Perché io qua dentro posso mappare anche, per esempio, richieste ferie, permessi particolari, segnalazioni interne, eccetera, eccetera, eccetera. E poi io analizzo le performance tramite un'esportazione dati o un collegamento API che mi permette di... Ho una business intelligence da uso. Ovviamente questo sistema è una bolla che abbraccia fondamentalmente tutto. Vi parlo di 3 casi di successo, così poi su quello magari fate direttamente le domande. Noi ti guardiamo il primo, poi andiamo, sì. Se no non ce la facciamo. Ok, allora vi porto Orsatti,
Bravo SPA, quindi vi porto tre, allora Orsatti, piccola azienda, Bravo SPA, colosso, gruppo Gnuti, e infine una piccolissima azienda che si occupa di produzione di nastri trasportatori. Questa è un po' la nostra. Allora, Orsatti Elettrotecnica. Orsatti Elettrotecnica sviluppa impianti elettrici, fotovoltaici e forniture a manutenzione pompe motori elettrici, GDO e industria. Attività delegate. Gestione delle attività dell'ufficio tecnico e coordinamento dei cantieri. Non so se avete mai visto un cantiere elettrico per un supermercato. È praticamente una cosa gargantuesca, perché comunque vuol dire dal cavetto di rete all'alimentazione. Cioè, io sinceramente non ho mai come vedere un aereo proprio. Sì, bravissimo. Cioè, è incredibile. Cioè, io pensavo fosse complesso, ma quando iniziato, perché poi ovviamente a me, io poi sono curioso, ho detto fammi vedere, puttane, 50 tavole per l'area solamente dei surgelati, 50 tavole di cablaggi, 50 tavole da disegno con i vari livelli, pazzesco. Quindi la complessità di gestire un cantiere. Oggi il cantiere, ieri il cantiere era in mano al capocantiere. Quindi domani, per mille motivi, il capocantiere decide di aprire un ciringhito, sei morto. Cioè, quindi gestione dell'attività dell'ufficio tecnico e coordinamento cantieri. Quindi l'ufficio tecnico deve relazionare, poi attenzione, le cose cambiano in corso d'opera. No, non si può più mettere lì, no, questa cosa qua cambia. Ok, quindi gestione delle non conformità, cioè gestione del flusso di comunicazione delle scadenze. Vantaggi, organizzazione e condivisione di tutte le informazioni con notevole risparmio di tempo. Perché, e qua vi faccio uno schermino, perché il smartphone funziona così. Cliente, commessa, singole richieste, disegno, area 2, cantiere A, cantiere B. Ok, fino a qua tutto bene. Ok, Smartup sviluppa le richieste in questo modo. Tre richieste, ok. Singole attività, figlio. Ah, qua c'è un problema, non conformità, nipote, non conformità o altro problema sulla non conformità, pronipote. Quindi immaginatevi, noi abbiamo scelto una logica stellare, che fa figo ma è molto semplice perché è proprio a stella, dove alla fine il concetto che cos'è? Che se Davide Orsatti vuol vedere cosa sta succedendo, pensa a una delle nostre pratiche, per esempio, di chiamare tre persone per dire no, per dire no, questo com'è, no. Come mai questa è ferma? Ah, e vedo anche che ovviamente, visto che poi ovviamente c'è una gerarchia di responsabilità, chi poi la deve sbloccare, quando, come, perché, dove, dove. Ok, quindi questo poi ovviamente ve l'ho fatto vedere perché poi vale per tutti gli argomenti di cui si parla. Ok. Quindi organizzazione e condivisione di informazioni, perché tempo e denaro, qua vuol dire che loro in questo momento erano saturi al 90, adesso hanno ancora un 30% da riempire, tanto cioè, è tanta roba. Riduzione sensibile delle possibili dimenticanze dovute alla complessità dei cantieri, quante cose venivano dimenticate, quante cose. Miglioramento del clima dato dalla riduzione delle incomprensioni tra team e clienti. È stata fatta l'analisi, è stato fatto un processo di analisi pre-cantiere, arrivavi là, prima arrivavi là e diceva, cazzo, ma io devo montare l'armadio, c'è un plinto. Che possiamo ascoltare un plinto. Cioè, oggi non succede più, perché c'è una modalità, non l'abbiamo inventata noi, c'era anche prima, e che prima non era sistemica, perché non era bloccante. Hai fatto un'analisi pre-cantiere? No. Dobbiamo partire però domani. Chi è che si assume la responsabilità? Andiamo stasera. Ok. Vabbè. E quando dovete andare, andate, eh? Andiamo. Nel caso bravo. Ci spiace, sì. Okay. Grazie mille, ci sentiamo. Bene, registrato, sì. Quindi l'ultimo pezzo lo trovate registrato. Sì, perfetto. Lo stai registrando?
perfetto. Grazie, grazie. Grazie a voi. Sì, tanto poi ci sentiamo per mandarvi il materiale, tutto, vi mandiamo gli slide e quant'altro. Grazie a voi. Allora, bravo, la conoscete come realtà? Una grossa realtà di Piancamuno che fa manufatti per l'industria, l'automotive, l'aerospace, valvole, piccoli componenti, lavorano veramente in tutto il mondo, hanno tra parentesi gruppo Unity, ha anche un'area, anche una divisione negli Stati Uniti, una realtà di una certa importanza. Perché hanno scelto di utilizzare Smarto? Allora, innanzitutto, gestione del flusso commessa completo, dal commerciale alla commessa di produzione. Cioè, quindi, quello che dicevamo prima, fondamentalmente. Cioè, io devo poter tracciare tutto quello che è il rapporto di... Attenzione, sotto loro hanno Dynamics, Project e Dynamics. Project? Sì. E beh sì, per forza. No, beh, certo, come ieri ero da Brescia Stampi, una realtà che fa stampi, stampi tra parentesi per il mondo della plastica, quindi tutto quello che è il panno carbonio, e Smartop lì viene utilizzato, per esempio, loro hanno il work plan con il loro Gantt e quant'altro, però utilizzano Smartop perché Smartop copre tutto l'aspetto relazionale che non c'è lì dentro. Post e intra, perché attenzione, cioè io posso avere un Gantt, cioè vi dico una stupidata che però automaticamente è diventata il progetto prioritario per i prossimi due mesi. Non si è mai posto il problema di poter relazionare l'ufficio planning e tecnico con ciò che bolle in pentola dal punto di vista commerciale. Quindi il commerciale poteva lavorare sei mesi ad un progetto mega, poi che cosa succedeva? Ad un certo punto, se Dio vuole, sganciava la bomba sull'organizzazione, perché l'organizzazione, adesso invece ci sarà una finestra che dirà tutte le attività, cioè ci sarà una finestra verso il commerciale dove abbiamo detto tutte le attività devono avere nell'oggetto una parentesina con la percentuale che pensate di portarla a casa. Il responsabile plan una volta a settimana ci dà un'occhiatina e prepara il colpo. Percentuale, cioè la probabilità di portarlo a casa. Perché se io ho un 90% per una stupidata, ma se io ho un 90% per una cosa che mi andrebbe a contingentare per i prossimi tre mesi la mia produzione, ragazzi, fermiamoci, parliamo. Ma in anticipo. Cioè, questo per esempio non era mai stato fatto. Ragazzi, di una banalità incredibile, ma l'abbiamo pensato noi? No. Chi sta già utilizzando Smartop adesso? Ma scusate, perché noi allora non possiamo pensare di utilizzarlo anche in questo modo? Per il commerciale. Quindi, gestione del flusso e sviluppo di nuovi prodotti, perché attenzione, prima che il bravo diventi un prodotto, diventi un prodotto a catalogo, c'è tutta la prototipazione, lavoro di 6-8 mesi. Pensate a tutta la comunicazione che ci sta dietro. Cioè, relazione. Gestione del flusso di comunicazione delle scadenze, quindi gestire le scadenze di comunicazione, cioè io questa risposta o me la dai entro dopodomani o altrimenti a cascata crei un sacco di casini. Quindi queste scadenze di relazione ad oggi non sono scritte da nessuna parte nella maggior parte delle aziende, sono a, invece no, lì ce l'abbiamo tutti sott'occhio e tutti sono, tanto è vero, se non è scritto non esiste. Notevole riduzione dei tempi di sviluppo data dalla gestione delle checklist e flusso di commessa. Le famose checklist hanno risolto un sacco di problemi, perché non è più il lancio della patata di dire fammi questo preventivo, manca questo, manca quest'altro. Nel tuo settore, per esempio, dopo se hai voglia ti racconto quel caso di insuccesso dove, cioè, come puoi pretendere che io ti analizzo adesso non so se li fate corsi, per esempio, rimborsati in Regione Lombardia, se non so se sei nel de minimis, se non so. Cioè, ci sono dei dati che io devo sapere. Questo a tutti i livelli. Cioè, se io ad un certo punto dico di che cosa hai bisogno per darmi quell'informazione lì, io te le do. Inizia un processo di relazione di responsabilità condivisa che automaticamente crea ordine in maniera automatica. Perché provate a immaginare a fare questo percorso di responsabilità fatto da una persona sola. A parte che dovrebbe essere onnisciente. Così, ognuno fa il suo pezzo e ci troviamo. È un po' come quando si va a una cena dove tutti portano qualcosa, che alla fine
si mangia da scoppiare, avanza sempre un sacco di roba. È la stessa identica, è lo stesso identico discorso. Quindi, miglioramento dato dalla riduzione e in comprensione tra il team e i clienti. Non ci sono più errori da quel punto di vista. Ma non ci sono più, eh. Cioè, proprio sono stati totalmente eliminati. Questo per loro vogliono dire, per ora le abbiamo calcolate in settimane di vantaggio annuale. Cioè, come capita spesso, si passa da dobbiamo assumere a aspetta un attimo, ma stiamo andando, stiamo recuperando, e poi ti rendi conto, no, cioè, assumiamo se aumentiamo anche, però per ora stiamo bene così. Ultimo, non meno importante, è Gambazzi, Fanasti Trasportatori per Trasporto Spridi, azienda di 20 persone, azienda famiglia che io conosco già da tanti anni, Greta, la figlia, mi fa: Alfredo, io ho bisogno di gestione del flusso completo di commesse, cioè io voglio dall'ingresso all'uscita, io voglio aver tracciato tutta la comunicazione, tutti i processi da ufficio tecnico e quant'altro, perché poi disegnano, li modificano, li producono e quant'altro, io voglio avere tutto tracciato, perché dentro abbiamo anche il time management. In questo caso Gambazzi gestisce anche tutto il time management. Attenzione, io ho per esempio degli strumenti come Workplan dove ho il time management benissimo, ma tutto il tempo gestito nella relazione. Cioè, secondo voi non è importante vedere che cosa mi è costato il cliente in termini di risorse aziendali? Nella sua complessità, ma nella sua totalità. È un costo. Attenzione che non è solo un costo aziendale, ma un costo anche che la persona, nel momento in cui io ho fatto, per esempio, un lavoro in una società di brevetti di questo tipo, che i tempi si sono ridotti, non perché il titolare, quando ha visto i numeri, ha battuto i pugni sul tavolo, ma perché gli stessi operatori si sono resi conto quanto del loro tempo non pagato e non valorizzato alcuni clienti stavano sfruttando. E non c'è stato bisogno di dirmi niente, si sono auto equilibrati, perché ragazzi, diciamocelo chiaramente, quando noi ci rendiamo conto che il nostro tempo non viene valorizzato, non è che proprio ne usciamo, cioè facciamo delle scelte e diciamo no, aspetta un attimo, avete però. Questo è altrettanto interessante. Ma scusa, ma le persone all'interno, magari sì, nella piccola realtà, dobbiamo un po' noi quantizzare il tempo speso magari su una, cioè normalmente, cioè le persone si... Quanto tempo ci ho messo a fare questa pratica? Sto pensando anche in un'altra realtà, magari anche più grandi, questo time che dici, sì, come viene fatto? Nella stessa forum dove vado a scrivere la comunicazione e quant'altro, ho un campettino dove metto, inserisco il tempo, 30 minuti, un'ora e mezza, sì, esatto. Poi nella versione enterprise addirittura abbiamo... Alcune sarà automatico. Com'è? Alcune sarà automatico. Vuoi farlo automatico? No. Perché? No, ragazzi, perché... Non perdite. No, perché allora... No, no, devo contezzare, però. Allora, se voi mi dite che nel lavoro che fate, voi fate una cosa e fate quella per un'ora senza fare nient'altro, o siete veramente bravi, noi ci stiamo raccontando le cose, quando apri la cosa la chiudi. Allora, ragazzi, la logica è molto semplice. Allora, poi nella versione Enterprise di Smartop io addirittura ho quantificate le mie 8 ore lavorative, che sono quelle che in teoria... E lì dentro mi finisce di 8 ore, ne hai quantificate 6, 7 e vedi quello che hai fatto durante la giornata e semmai lo integri. Cioè, la logica è molto easy e parte da una responsabilità personale. Cioè, non metto dentro, quando io parlo con imprenditori che dicono, cioè, perché fare questo? Per il controllo, no, perché così le persone si autoregolano. Cioè, questo è l'obiettivo. Tanto è vero che la maggior parte degli imprenditori con cui non le vogliono neanche vedere le timesheet, le fanno analizzare dai vari responsabili di area, per un concetto, e abbiamo chiarito bene che deve essere solo un concetto di performance, nel dire attenzione, se è una persona molto precisa, questa cosa qua tu la fai in un'ora e mezza, dobbiamo portarla almeno un'ora, perché non ce la pagano di più e quei 30 minuti in più sono, ce la fai. No, allora questa cosa qua la trasferisco al tuo collega. Cioè, per dire, ragioniamo insieme, cioè la maggior parte delle volte anche la logica è che
questo tipo di logica parte dal presupposto in cui le soluzioni devono essere trovate all'interno dell'area e dalle persone, non che qualcuno entra e imponga di dire si fa così, no. Perché io dal mio punto di vista lo vedo utile da una parte, però dall'altra parte mi fa perdere tempo. Dipende, allora la scelta di utilizzare il time management è personale, alcune aziende lo usano, alcune aziende non lo usano, devo dire che chi le stanno usando, perché alla fine tu dici ok, normalmente cosa fai? Puoi anche dire ogni pausa metto dentro quello che ho fatto, ci metto 10 secondi, ci metto 2 ore, ok? Non è obbligatorio, però ti rendi conto effettivamente come impieghi tu il tempo. Come impieghi tu il tempo, poi dopo un po' fa la differenza. E sempre nel mio caso vengono chieste appunto ai dipendenti di appunto inserire il tempo, però alla fine non abbiamo un riscontro. Mi stanno perdendo il tempo, perché non ci viene detto, va bene. Ma quello, infatti queste informazioni devono essere a disposizione del gruppo, del team, non devono essere a disposizione, perché se io faccio delle attività ancora peggio e non vengono guardate, cioè se mi ricordi il tuo nome, Antonio, se Antonio fa un bel lavoro d'analisi e quel lavoro, cioè penso che la cosa peggiore che può succedere ad Antonio è che lui fa un bel lavoro dove ci ha messo precisione, attenzione, e ci ha messo anche esto e non viene guardato, penso che sia la cosa peggiore. Quindi la domanda è perché certo che il mio tempo me lo paghi, ma che cosa vuol dire? Cioè la logica è, cioè, aspetta un attimo. Ma dovresti pagare il risultato del tempo. L'obiettivo è perché me l'hai fatto fare. Perché sennò a questo punto qua io cosa ci sto qua a fare? Cioè, sennò io con quel tempo che ho messo dentro dei dati facevo una pratica in più, ed ero anche più contento. Cioè, quindi il concetto che cos'è? È ovvio che se si intraprende un percorso del genere all'interno dell'organizzazione, lo facciamo con lo spirito che quei dati poi vengono utilizzati e messi a disposizione per poter migliorare tutti, se no sono il primo a dire non facciamo, non ha senso, piuttosto spendiamo il tempo in un altro modo. Quindi ottimizzazione del flusso di lavoro del team e riduzione della comunicazione non funzionale, 2 riunioni a settimana non si fanno più, non si fanno più, è tutto lì, c'è una riunione la mattina in piedi, uno stand up meeting 10 minuti, anche lì problemi, quello l'abbiamo risolto, poi tutto il resto è scritto. Intanto io ho diviso tutte le attività, le ho filtrate per tipo di attività, se io gestisco più aree le posso filtrare per le varie aree, ho tutto sott'occhio. Trasformazione di tutti i flussi cartacei in flussi digitali, mi giro più un pezzo di carta, perché tutti i timesheet relativi all'elaborazione e quant'altro, cioè, e vi dico anche un'altra cosa altrettanto importante, che non l'ho scritto, però consultivazione dei tempi operatori per area rapida e diretta. Attenzione, un'altra cosa che abbiamo fatto è che loro prima dovevano estrarre delle performance per la qualità, dove a mano ci mettevano 4-5 giorni, tutte le volte che avevano un nodi. Abbiamo sviluppato dei processi che rispondessero a quel tipo di necessità, esportazione, abbiamo fatto per loro un semplice file Excel PV, cambi la base dati, hanno già il risultato pronto per l'audit qualità. Questo ovviamente, allora, è ovvio che immagino che nasca anche un po' la curiosità di vederlo, l'applicativo, ve lo posso fare anche vedere se avete voglia, avete tempo, non c'è nessun tipo di problema, però il consiglio è di approfittare di questo audit. Questo audit è l'audit che permette di venirvi a trovare, vedere come è organizzata l'azienda e dire perfetto, guarda che rispetto alla tua struttura ci potrebbero essere questi vantaggi nell'implementare questo tipo di metodologia nelle varie aree, considerando che, come vi dicevo prima, non esiste ad oggi un'azienda, a parte Gambazzi, perché Gambazzi l'ha fatto su tutta l'azienda e l'ha voluto fare, tra parentesi l'ha fatto in 3 mesi, perché poi vi renderete conto che nel vedere lo strumento la facilità di iniziare a lavorare, cioè è proprio di una banalità incredibile. Però ecco, il consiglio è proprio quello di dire: vi interessa approfondire? Facciamo un salto in azienda, facciamo 2 chiacchiere, vediamo le aree, cerchiamo un attimino di approfondire e da lì anche strutturare poi quello che è un percorso. Vi renderete conto anche che dal punto di vista economico è molto economico come applicativo, perché parte dal presupposto che
posso già partire con 3 utenti per 6 mesi a 40 euro utente al mese. Quindi ovvio, non è l'unico strumento che fa questo, però io vi posso dire, queste sono le cose che abbiamo fatto, io vi posso dire che se negli ultimi anni ho deciso di investire all'incirca, adesso siamo intorno ai 600.000 euro nello sviluppo di questo applicativo, è che questo applicativo risponde a delle esigenze latenti che oggi nessun altro applicativo sta rispondendo.